Oggi reagirò a tutti i trailer di Fortnite. Partiamo ragazzi con il primissimo trailer, quello OG, super iconico con tutti quanti i default che scendono. E anche la musica è super iconica, che però sfortunatamente non possiamo ascoltare. Riconoscete sicuramente questo trailer perché lo uso molto anche nei miei video ragazzi. Questa scena qui per fare i default, la scritta di Fortnite prima. Quando parlo proprio di Fortnite, quando dico la parola Fortnite sotto metto quell'immagine. Questa qua è una delle prime jumperine ragazzi, sempre iconica. Queste animazioni ragazzi le avrò usate un miliardo di volte. Questo trailer lo conosco a memoria perché è uno dei migliori. Ma non tanto perché sia epico magari nelle scene, è proprio fatto il primo. Il primo è assurdo ragazzi. Ti fa ricordare tutti quei momenti OG che abbiamo vissuto nella vecchia map e nelle prime stagioni, che erano così semplici ma assurde. Adesso il trailer continua ragazzi, mostra tutto il gioco alla perfezione. Devo dire è un trailer veramente ben fatto. Quella jumperina sempre rimossa subito dopo, perché poi metteranno la jump. E credo che in questo video ci sarà anche il trailer della jump ovviamente. E questo punto è assurdo perché la Epic pensava che noi avremmo giocato a Fortnite con tutti quanti gli archetti, i pavimenti strani, le costruzioni belle. Però noi crediamo in Antis ragazzi. Noi crediamo in Antis come malati. E adesso Fortnite è questo, tryharding. E ora questo trailer, abbiamo il trailer dei Fortnite Mess, lo riconosco subito, anche se sono sicuro che molti di voi non l'avranno visto, perché non è un trailer molto famoso, è un po' corto, fatto così, giusto per presentare il primo evento stagionale di Fortnite con queste due skin, oggi è super iconiche. Questo trailer ragazzi non l'ho mai visto, ma c'è il Pesce Secco, di già, com'è possibile? Sarà fighissimo questo trailer, perché c'è il Pesce Secco in Season 3? Ok, sta andando verso una porta, l'apre! Se stai guardando questo trailer devi iscriverti al canale di Callario, ti ruberemo tutti i V-Bucks. Oh mio Dio, mi iscrivo subito, fallo anche tu. E visto che ci sei, metti anche il codice Callario nello shop. Grazie mille. Come potete notare i trailer sono in inglese e non sono riuscito a trovarli in italiano. Adesso abbiamo il trailer del cespuglio ragazzi, che è uno dei preferiti perché è velocissimo. Ragazzi, cespuglio così, non ti spiega cos'è. Cespuglio, abbiamo un cespuglio. Adesso qui come diceva ragazzi abbiamo la jump. Eccolo qua. Devo dire, questi trailer originali mi piacevano perché erano semplici, erano fatti in game, con la modalità replay, e si va ragazzi, si jumpa, si vola, bellissimo. Guarda come lui vola verso quella costruzione. Magari avrà visto del loot, magari ragazzi, avrà visto qualche nabbo da clappare. Ecco qua, l'ha clappato, e balla le default dance ragazzi. Ovviamente ragazzi vi consiglio di guardare il video. Non dico tutto fino alla fine in una sola botta, però ci saranno emozioni assurde da vivere riguardando tutta quanta la storia di Fortnite tramite i trailer, che vi consiglio di non perdere. Questa è quella della 50v50, anche qui ragazzi queste costruzioni super iconiche che però nessuno ha mai fatto in gioco, stavano semplicemente nei trailer e basta. E dopo un poco vedrete che alla fine la Epic si accorge che nessuno gioca in questa maniera e inizia a fare anche nei trailer le costruzioni normali. Guarda questo assalto, questa assedio. Se la 50v50 fosse stata veramente così ragazzi sarebbe stato assurdo. Ovviamente noi abbiamo tryhardato fin dai primi giorni, quindi ecco qua la jump un'altra volta. E si pusha, si pusha. Boom 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 bam. Il tunnel è una delle poche cose che si fa ancora adesso ragazzi, che si è fatto sempre fin da subito. Il piccone legacy picchia, non abbiamo ancora quell'animazione, non l'abbiamo mai avuta, peccato. Il cespuglio là, iconico. Adesso abbiamo questo trailer del pass battaglia, ragazzi. Con sto tipo che parla. Questo è il primo trailer del pass battaglia ed era bruttissimo. Io non so a chi gli è venuto l'idea di mettere un tipo che parla. È un tipo che parla sopra il trailer del pass battaglia, invece di fare quella roba figa che faranno dopo. Cioè, alla fine funziona, però non è così emozionante come un trailer bello avventuroso con tutte quante le dinamiche, le scene. È un tipo che parla di cosa c'è nel pass battaglia. È vero che è stato il primo pass battaglia, quello dei cavalieri, quindi era una cosa nuova. Gli è venuta questa idea di parlare. Alla fine era corto, quindi si faceva subito capire. Adesso abbiamo il trailer del lancia granate, ragazzi. O meglio, il lancia uova, lancia palle di neve. Sono un po' deficiente. Bello. Questo mi sa che non l'avevo mai visto, raga, che ci penso. Anche io qualche trailer non l'ho mai visto. Adesso abbiamo la Boogie Bomb. Questo è uno dei più belli. Questo è stato uno dei trailer, ragazzi, migliori delle prime stagioni. Questo è il trailer dei primi 100 giorni, ragazzi. Di come è andato Fortnite in 100 giorni. 5 miliardi di deltaplani mandati via, 31 miliardi di pezzi buildati.
Immaginate quanti ce ne saranno adesso, ragazzi, di pezzi buildati. 573 miliardi di colpi sparati. Bella l'idea di riciclare il trailer, comunque. 125 milioni di vittorie e quindi di partite in soli 100 giorni. Più di un milione di partite al giorno. Assurdo. Il primo map... questo non l'ho mai visto. Questo trailer non l'ho mai visto. Shifty Shafty, Pinnacoli, il Falò, Junk Junk Action. Bello, bello, ragazzi. Questo non l'avevo mai visto. Questa scena sì, però mi sa che poi la utilizzeranno in un trailer dopo. Anche questa scena l'ho vista. Non so perché ho visto metà del trailer dopo e metà del trailer all'inizio no. Qua abbiamo Calcisto Town, bellissima. Ed ecco qua il primo map update con Pinnacoli. Questo è un altro trailer fighissimo, bello veloce. Boom, Chug Jug. Non ti spiega cosa fa, non ti spiega cos'è. È un barile pieno di scudo. Figo. Adesso abbiamo la Usca la Vista, la minigun. Questa è stata la prima arma che aggiunsero quando iniziai a giocare. No, ma che cazzo dico? È la prima arma che mi ricordo io volevo trovare. Però che ci penso, la season 2. Però ho questo ricordo della minigun così dentro la mia testa. Questo è un altro trailer. Avete sentito l'urletto che ha fatto il ragazzo? Ve lo faccio risentire. Quello... ah! Bellissimo. Fighissimo. Abbiamo balli qua, ragazzi. Questo è l'altro trailer del pass battaglia, ragazzi. Sempre assurdo, sempre bellissimo. Qua vedete come non c'è più il tipo che parla inutilmente. Abbiamo tutte quante le skin che si fanno vedere. Ognuno ha un'azione. Boom, si spiega subito. E questo cos'è? Nemmeno questo ho mai visto. Di che cos'è? Oro massiccio, forse? Ah no, la 20-20-20! Sì, adesso mi ricordo la modalità, ma non mi ricordo il trailer. Il tempo è arrivato. Ok. Di vincere è il tuo cellulare. Quest'altro è un altro che non avevo mai visto, ragazzi, di Fortnite Mobile, perché alla fine io non avevo un telefono scrausissimo quando uscì Fortnite, quindi non mi interessava giocare a Fortnite Mobile. Però mi ricordo che c'era una persona sul pullman dove stava in Irlanda una volta, e c'era questa qua che giocava a Fortnite sul cellulare. Io dico, no way, c'è Fortnite sul telefono, che era solo per l'iPhone, giusto? Ecco, adesso vedendo il telefono mi sono accorto, era solo per... Questo è un altro trailer bellissimo, del C4. Sempre molto semplici erano all'inizio, però erano efficaci. Boom! Pioggia di soldi, C4, bellissimo. Questo è un altro bellissimo, ragazzi, del lanciarazzi guidato. Un altro iconico, col missile che si fa tutta la strada, colpisce questa torre. C'è la ragazza che sta facendo tutti quanti i vetrini, che ovviamente non fa nessuno, sarebbe stata una piramide di 90s. Adesso abbiamo questo trailer, ragazzi, che io non ho mai visto, seriamente. E il trailer delle macchinette. E devo essere sincero, prima di fare questo video ho fatto un po' di ricerca per vedere se c'erano effettivamente tutti i trailer in questo video. Ma il trailer della macchinetta non l'ho trovato. Solo in questo video ci sta. Non so che fine abbia fatto e non lo vidi mai quando è che giocavo. Questo invece del Fortnite ovviamente l'ho visto, ragazzi. È iconico, bellissimo. Però quello delle macchinette veramente mi colpì perché non l'avevo mai visto. Ah, questo aggiornamento da 50-50, ragazzi. Un'altra volta, credo sia... no, o è rista squadre. Oh mio Dio, non mi ricordo. È perché un'altra volta l'ho stesso trailer. Sì, è la 50-50 giornata. Sì, ecco qua. Hanno riciclato di nuovo le stesse animazioni. E questo è bello. Con la Klinger. Il tomato che esplode, bello semplice. E c'è il Disco Man che sorride. Ed eccolo. Questo forse è uno dei trailer più importanti di Fortnite, perché è il primo della storyline che ci presenta la season 4, ci presenta l'atterraggio del meteorite, che ovviamente loro non fecero l'evento in game, però è comunque da apprezzare il fatto di come dopo sole 3 stagioni abbiano iniziato a fare eventi in game, storyline, pass battaglia che si evolvono insieme alla mappa. Cioè loro ci hanno messo tipo, dopo un mese hanno visto il gioco sta andando bene, facciamo roba matta, facciamo storyline, facciamo eventi. Perché comunque dovete mettere che le season si fanno almeno 2-3 mesi in anticipo. Quindi da subito hanno capito che dovevano fare le storyline. È stata una mossa assurda. Perché la season 4 ha cambiato Fortnite in una maniera incredibile. Una delle season più importanti per il gioco. Ed ecco qua il pass battaglia con Zoe. È stata una delle mie skin preferite all'epoca. Insieme a questa qua, a Valverde, come cacchio si chiama lei. Abbiamo il tipo che scende. Questo è un altro trailer. Non so se la musica di sottofondo posso metterla. Nel dubbio la cancello, ragazzi. Ne metto un'altra. Get up, get up, get up. Su questa parte ho messo perché quando dice get up è bellissimo. E poi il balletto hype era comunque assurdo, ragazzi. Ed eccolo qua.
dopo solo 4 season ha fatto pure la collaborazione con la Marvel e con Thanos. Questa qua deve essere stata fatta velocissima, perché forse, ragazzi, in season 2-3 è esploso. Quindi ci hanno messo nemmeno 2 mesi per fare questa collaborazione. Per il film, fra l'altro, per Infinity War. Quindi assurdo quanto forse sia cresciuto in poco tempo. Qui il jetpack, mamma mia che brutto, ragazzi. Posso vedere gli occhi del Tomato Eddie che si muovevano, un altro dettaglio assurdo. E ma il jetpack è stato proprio il male è stato, lo odiavo il jetpack, era buggatissimo. Però il trailer, eccolo qua. Questo è un altro trailer bellissimo, del carrello della spesa, primo veicolo. L'Epic disse, no, noi ragazzi i veicoli non li mettiamo. E hanno messo il carrello della spesa, così per fare lo scherzo, capito? Niente macchine, però carrello della spesa. Alla fine le macchine le hanno messe. Quindi hanno mentito, però. Ci sta, ci sta. Questo cos'era? Me lo ricordo, però non mi ricordo per cos'era. Abbiamo il Discman che si butta. Ah, per la Switch. Arrivo su Nintendo Switch, ragazzi. Un'altra cosa assurda. Perché un sacco di voi so che giocano la Switch. Quindi è stata un'aggiunta incredibile quella per Nintendo Switch. C'è avuto... È incredibile come si è arrivato prima sul cellulare che sulla Nintendo Switch. Questo è veramente incredibile. Anche questa musica credo che abbia dovuto cambiare, ragazzi, nel dubbio. Perché non voglio rischiare di caricare un video da un'ora e passa e beccarmi il copyright e dover ricaricare tutto quanto da capo. Comunque, se è andato fin qua, lascia un bel like. È questa qua che sta sentendo una puzza di... No, è lei che è feta, è lei che è feta. Il mio amico non può fedare. In realtà è la bomba scorreggina, altra roba. Mamma mia, quando era forte questa qua. Quando era forte sta bomba. Questa è per la parco giochi. Un'altra delle modalità. Veramente, ragazzi, in questa season ha fatto talmente tanti cambiamenti azzeccati. Ogni cosa che aggiungevano era giusta. La parco giochi è la creativa iniziale. Però esprimere il potenziale di Fortnite al massimo. Perché tu dici, madonna mia, io se posso fare in 30 minuti di partita costruzioni assurde, immagina in un'ora, con una mappa privata dove nessuno mi può sparare. Qua abbiamo di nuovo un trailer della storyline, ragazzi. Loot Lake. Bello. Abbiamo la comedia, abbiamo il rato, scusate, dell'evento, che ha aperto le fenditure. E è stata aggiunta un'altra cosa iconica, ragazzi, vedete? Una dopo l'altra, i Rift. I Rift sono ancora adesso, sono forse la cosa più importante per quanto riguarda la storyline. I portali. Le fenditure. Qua mi ricordo che in questo periodo, ragazzi, iniziano a uscire cose nel mondo reale. Tema forte, tipo a Londra, in California, in Giappone. Varie statue, sticker, tutti quanti a tema forte. Fecero veramente in questo periodo dietro il massimo, magari. Qua abbiamo Drift che se ne va nel mondo di Fortnite. E il Durburger che torna anche nel mondo di Fortnite. Che stava questo qua vicino a Parco Pacifico. Dava un sacco di materiale questo Durburger. Ecco qua. Solo il Durburger è in game. Il kart anche, però non c'era tutta questa roba davanti a Parco Pacifico. C'era solamente il burgerone. I vichinghi furono aggiunti anche qua. Mi sembra che non c'era il trailer, però. E questo è il trailer del pass battaglia con i go-kart. Belli. Alla fine li aggiungono dopo solamente una season, ragazzi, le macchine. Quindi... Cioè, non aggiungono proprio le macchine del capitolo 2. Però, comunque, erano veicoli. Quindi diciamo che hanno subito rotto la loro promessa. Queste skin, ragazzi, il Ragnarok, che un sacco di gente non è riuscito a completare. Perché prima le skin bisognava completarle solo... Ah, no, è vero! Prima le skin andavano completate solo nella season, poi hanno messo che si possono completare in qualsiasi season, adesso di nuovo solamente, ragazzi, nella season, è vero. Adesso se una skin non la sblocchi nella season non la puoi più fare. E questo mi sembra un altro per mobile, guardate le grafiche come fanno a cacare. E comunque adesso giochiamo noi da PC con questa grafica perché fa più FPS. Questo mi sembra da Android, giusto? Perché prima era solo su iPhone, adesso sarà da Android. Giusto? Non lo so, vedremo. Sì, Android, giusto l'Android. Che io provai a metterlo sul mio telefono, ragazzi. Che dire, il telefono partì, ma crashò. Perché alla fine riusciva a supportare la parola talmente, diventando talmente tanto vecchio, come detto all'inizio, che non riuscì a supportare il gioco. Poi abbiamo l'aggiunta dei Rift portatili, giusto? Il port... Un'altra cosa che in game non si vede da un po', il Rift così portatile. Che prima si poteva fare il bug di riftare e prendere l'oggetto e non si può fare più. Ecco qua, dicevo che mi ricordavo il fight sulla sopra di Pinnao, era per la Shockwave. E sto iniziando a sbagliare a parlare, ragazzi, sono passati quanto? 15 minuti e sto già iniziando a sbagliare a parlare. Bello qua!
Questo mi ricordo che volevamo farlo noi, ragazzi. Spezia Snob si poteva buttare giù, perché prima nell'acqua, tutta la mappa, si moriva. Quindi volevamo fare tutti quanti di buttare con la shockwave gli avversari nel mare. Dei troll assurdi. Qui abbiamo invece, ragazzi, la modalità del... Come si chiama? Rapina, mi sembra. Che era una modalità carina, ma c'era quel lama che ti parte sulla schiena. Sicuramente la fanno vedere adesso, ragazzi. Da poco la fanno vedere il lama. Che è veramente fastidioso. Il rampino, bellissimo. Il rampino è sempre una giunta assurda. No, il lama non lo fanno vedere. Davvero? Posso dire fregato? Hanno messo il C4 nella cassaforte. Eccolo, quel lama, ragazzi, ti faceva andare lentissimo. Ti faceva andare veramente lento. Il portafortress. Il fortale sotto steroidi, ragazzi. Questo fu forse uno degli ultimi trailer fatti in game proprio. Ecco qua. Bellissimo. Il fortale che fa vedere che lui è il più grosso rispetto al fortale normale. E ragazzi, quando sei più grosso sul fortale vinci. È così che succede. Questo è un altro trailer bellissimo per la Season 6, ragazzi. Se vi siete accorti, quando parlo di Season 6 nei video, metto sempre questa scena che sta per apparire. Guardate qua. No, un altro poco, un altro poco. Un altro pochino. Qua c'è Kevin che si ricrea dal lago e si era sciolto. Ecco qua, tra poco. Mamma mia, così tanto tempo ci mette. Ecco questa scena. Questa scena la metto sempre. Se parlo di Season 6, ragazzi, capitolo 1, nei video, metto sempre quella scena. Fate attenzione. Boom, lo Skull Trooper. Lo Skull Trooper. Bellissimo. Kevin che si illumina. Boom, Fortnite Season 6. Le tenebre crescono. Questo è il pass battaglia. Invece, che come al solito, ragazzi, fanno due trailer. Uno per il pass, uno per la storyline. Il lupo mannaro. Questa cosa mi ricorda che dopo, quando vedremo, nella Season 6. Cacchio, è vero. Allora è una citazione. Nella Season 6 del capitolo 2, me ne sono appena accorto. C'è la stessa scena di Jonesy, agente, che piano piano si evolve con ogni passo che fa. E qui c'era Jonesy invece lupo mannaro. Avevo visto Calamity, una delle skin più iconiche di Fortnite, con il suo balletto giubilio, cioè così, e si muoveva una parte del corpo. Non so perché gli dava fastidio alle mamme di Fortnite, però alcune persone si sono lamentate e ha detto bloccate quella parte del corpo, non deve avere la fisica. Perché in Season 6 aggiunsero la fisica ai capelli, a tutte le cose. E anche quell'altra parte del corpo. La bloccarono però, ragazzi. Questo è un altro trailer epico, ragazzi, sempre la Season 6. Non so perché, ma il viola ci sta proprio bene con Fortnite. Quindi questa season aveva un bel vibe. Non era proprio bellissima, però aveva un bel vibe la Season 6. Bella. Squilla il telefono un'altra volta, scusate, ragazzi. Ah, mi ha detto che dovresti lasciare like e iscriverti. Abbiamo capito. Non so perché mi arrivano queste chiamate da YouTube, ragazzi, però mi hanno chiesto che dovete iscrivervi e lasciare like un'altra volta. No, aspetta. Però se ti iscrivi e eri già iscritto, ti disiscrivi. Quindi premi quel bottone solo se sta scritto iscriviti. Non so, sto impazzendo, ragazzi. Sto iniziando a parlare senza nesso logico. Anche per questo qua non è il mio telefono. O forse lo è. Chi lo sa? Un altro tre. Questa modalità con gli zombie, ragazzi, che odio. Che odio. Quel perché non era incredibile. Questa musichetta da pagliaccio da Nintendo mi ha fatto venire sonno. Sono veramente facilmente suscettibile dalla musica, ragazzi. Ci sono bastati 3 secondi di musica da clown, da Kalion, per farmi venire sonno. Assurdo. Come ci vogliono comunque 3 secondi di musica triste per farmi deprimere, 3 secondi di musica pomposa per farmi venire il po oh 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 oh. Tipo questa musica, ragazzi, mi fa spaccare, è il football americano. Questa collaborazione fu tipo la prima collaborazione a tema sportiva. Non so perché, mi ricordo che era una collaborazione importante per un qualcosa. Regalano le skin agli streamer, giusto? Anche tipo a Tifu, che aveva l'account senza skin, gli regalano queste skin e gli rovinano l'account. Infami. Ecco qua i vichinghi, ragazzi, bellissimi. Abbiamo qui il muro che sta per cadere. E perché l'ha messo in francese? Non lo so, il trailer. Vabbè, comunque, cioè, non fa niente, ragazzi. Alla fine non è importante la lingua. Capiamo. Ci sono pomodori e ci sono hamburgeroni, ragazzi. Fighi. Team pomodoro, ovviamente. Boom, il corno, bellissimo. Ok, questa modalità mi piaceva un sacco, ragazzi, sapete? Perché c'erano le torrette, non so, si spaccava.
Aveva un non so che di misto tra rilassante e adrenalinico. Era difficile da descrivere, però era bella. Questo un trailer perfetto. Che hanno rifatto quest'anno. Ragazzi, li vedremo alla fine del video, ovviamente. E comunque è bellissimo il trailer di Natale. Non so perché l'hanno fatto solamente in questo Fortnite Christmas e poi in quello di quest'anno. Avrei voluto farlo ogni anno perché è veramente assurdo. Però vabbè, ragazzi, siamo di nuovo qua. Abbiamo di nuovo questo trailer che è epico ed è bellissimo. Oh, latte, biscotti, neve. Anche se quest'anno Natale non ha fatto la neve, ragazzi, quindi un po' delusionale questo Natale nella vita reale. Ha fatto freddo adesso, non a Natale. Natale ci deve essere il freddo, ragazzi, altrimenti non è Natale. E adesso vi sto lasciando qua l'immagine di un quadretto che avevo visto nel trailer, ragazzi, che non ho fatto in tempo a leggere. Poi c'è scritto tipo una battuta a tema Fortnite. Figa. Magari vi lascio anche la traduzione. Adesso abbiamo qua il sergente inverno, che tutti quanti pensavano all'inizio del trailer che era buono, invece ti invade con l'iceberg e gli elicotteri. Gli aeroplani. Ho perso, ragazzi, un po' di neuroni. Sono passati 21 minuti, quindi credo di aver perso completamente insomma, non riesco più a parlare bene. Sono 21, immaginate quando alla fine del video come parlerò. Probabilmente farò Adesso abbiamo di nuovo in Season 7 fecero di nuovo il pass battaglia parlato. Davvero? Non me lo ricordavo. Sincero, non me lo ricordavo. Abbiamo qua il Vampa, che era ancora il Vampa OG. Il termico, che abbiamo visto per un po' di secondi. Bello. Non so, vedi, fa schifo, ragazzi. Non mi piace questo trailer così parlato. I pet, che brutti. Il Lego ghiacciato, che è bello, però picco polare, che figo. Comunque, come ragazzi, picco polare, masco. Il re dei ghiacci. Bello, bello. La creativa. Ottimo, ragazzi, ottima aggiunta la creativa. Tra poco arriverà la creativa dopo un 2.0 che è stata rimandata un'altra volta. Adesso dovrebbe uscire a marzo, forse. O meglio, hanno detto marzo, se va bene. Quindi probabilmente uscirà forse pure aprile-maggio. Allora, per adesso concentriamoci sui trailer. Abbiamo finito la season 7. Che è sta roba? Me lo ricordo o non me lo ricordo sto trailer? Ah, per la creativa? Cioè che gli facevo provare la creativa. È un altro trailer della creativa che però non so, ragazzi, me lo ricordo o non me lo ricordo. Un po' insignificante come trailer, però più che altro spiegava la creativa un po' meglio. Hanno chiamato un po' di streamer famosi al momento. Meat, che ha fatto una brutta fine in quanto a streaming, non so quante visualizzazioni faccio adesso. Però sicuramente non è più quello G. Questo qua mi sembra che adesso fa Minecraft. E fa pure un Lachlan. Vabbè, Lachlan ha la skill adesso su Fortnite. Questo mi sembra che si chiama In the Little Wood. Va anche bene. Alcuni come questo non li ho mai. Loserfruit. Conosco per vari motivi. Però alcuni, vedete, ragazzi, alcuni non me li ricordo perché magari sono diventati irrilevanti nel tempo. E altri invece adesso sono big, si sono spostati, come questo qua che ha detto, si sposta su Minecraft e fa comunque benissimo. Quindi ti fa anche pensare un po' alla vita di un content creator, come fortunatamente bisogna saperla gestire bene. Perché da un momento puoi fare 100.000 sezioni al video, da un momento puoi farne 1.000. Bisogna saper gestire. Spero di saperlo fare anch'io. Spero che adesso che ho detto questa cosa, tipo tra un mese 100 visualizzazioni a video. Chi lo sa? Non lo so. A proposito di visualizzazioni, non fate floppare questo video, ragazzi, perché probabilmente perderò come tutti i neuroni a fine video. Quindi mi farebbe piacere il vostro supporto. Dimmi nei commenti, visto che questo è un video più lungo, quindi posso parlare di quello che mi pare. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di video reaction epiche, tipo lunghissime, boh, porcose, ragazzi, queste reaction. Sempre a tema forza, magari possiamo spostarci anche su qualcos'altro. Però magari ho reagito a tutti quanti gli eventi di forza. Se questo video vi piace, potremmo rifarlo. Ditemelo nei commenti, fatemelo sapere. Boom. Quello era San Valentino, ragazzi, dove diedero a tutti quelli che utilizzavano un codice creatore una mimetica gratis. Adesso però, se mettete il codice creatore nello shop, diventate il 10% più fighi. Ve lo dico, funziona veramente. Gli overboard, bellissimi questi qua, ragazzi. Se mettete il codice canale nello shop, tornano gli overboard, ragazzi. Assurdo. Trastatemi che funzionerà. 2-0-1, ma che infami. Godo! C'è una da bomb. Questi infami. Ecco, la season 8, ragazzi. La mia season preferita. L'avrò detto almeno un miliardo di volte, però è veramente bella. Una delle season più assurde.
Perché? Perché sulla pesce secco pirata. Pesce secco uscì un season 7, ma io lo comprai in season 8. Perché vidi quel pirata e dissi: non posso non comprare. Non posso rinunciare al pesce. Pesce vita. L'ho preso. Quando mi ho guardato con quegli occhi, non ho potuto fare nient'altro che prendere. Inizia a suonare un po' male, quindi sto zitto per un attimo. Sto zitto per 20 secondi, quindi. Così cancelliamo la battuta sul pesce e andiamo avanti. Eccola qua di nuovo. Sempre bellissimo comunque. Forse questo fu anche uno dei pass battaglia più belli, perché il pirata era fighissimo. La skin segreta, che adesso non ci sono più le skin segrete, peccato. Cioè, le telesplorano nel primo giorno. E adesso abbiamo un'altra volta il post battaglia parlato. Ma porca miseria, non me lo ricordavo. E con la costruzione che vi sto mostrando adesso, ragazzi, se la giriamo, sembrava una cosa molto sospetta. Cioè, scusate se vi ho tolto qualche secondo di gameplay originale di trailer per far vedere quella battuta, però ci stava, ragazzi. Questa scena, ma ricordo che prima, nelle vecchie season, ogni fine season ti mandavano il recap della tua stagione, tipo: Callari, tu in questa stagione hai vinto 50 partite, hai giocato più delle volte con Thresh, hai sparato 100 colpi, hai costruito 20 build. Non lo fanno più adesso. E usavano mentre parlavano tutte quante queste scene che stanno mostrando adesso. I geyser belli. Le boulder sicuramente mostreranno tra poco, credo. Perché sti trailer non me li ricordo, questi parlati, ragazzi, devo essere sincero. Forse perché erano talmente... Sì, ti dicevo il pass battaglia. Io lo compravo il primo giorno, il pass battaglia, quindi chi se ne fregava. Ecco il trailer della boulder. Questa avete sicuramente visto anche nei miei video. Lo uso molto quando parlo delle palle. Delle boulder. Prendevo quel tipo di palle. La devo smettere. Bellissimo come trailer. Comunque la boulder, ragazzi, inizia la PvP. Cioè, potevi prendere una boulder e muore il pesce qua. Bruttissimo. Però cioè, potevi prendere la boulder e arrivare in arena a livello campione, anche se non sapevi nemmeno mettere le mani sulla tastiera. Adesso abbiamo... Eccolo qua, questo qua, che torneo era? La World Cup, giusto, che io ho partecipato nelle qualificazioni e sono arrivato a un tantino così da qualificarmi alle qualificazioni. Quindi all'inizio l'ho fatto sembrare come una cosa figa, però l'ho fatto cagare. Tipo, i primi 10.000 passavano al secondo turno e poi i primi 1.000 di quei 10.000 passavano alla World Cup vera e propria, mi sembra. E io arrivai tipo 15 millesima la prima volta. Quindi non proprio schifo schifo, però schifo per l'obiettivo che avevo. Più che altro non mi sono concentrato abbastanza. La connessione del mio... Io, ragazzi, giocavo con 100 di ping. Questa cosa mi ha molto demoralizzato. No, io non posso giocare seriamente a fatto con 100 di ping. Magari facevo pure cagare, probabilmente. Però la connessione fu un grande ostacolo. Alla fine comunque con Fortnite ci ho fatto i video. Quindi in un modo o nell'altro con Fortnite ho fatto qualcosa. E alla fine, devo essere sincero, forse preferisco fare i video che fare giocare e tryhardare. Alla fine probabilmente mi sarei rotto le palle a tryhardare. Se fossi diventato qualcuno tipo Mongrel, queste cose qua, mi avrebbe annoiato un po'. Perché fare il pro gamer professionista è abbastanza faticoso, ragazzi. Non che fare video sia semplicissimo, però c'è già più creatività, ragazzi. Puoi cambiare idea ogni volta, puoi spostarti su altro. E quindi è più bello, secondo me. Sono contento di come le cose siano andate. Abbiamo un altro video per mappa in creativa, mini golf, le Deathrun di Season, mamma mia, ragazzi. Che è successo, che ebbero le Deathrun di Season, ragazzi. Assurdo. Sto parlando abbastanza alta voce, ragazzi, perché adesso sto iniziando a chillarmi un po' troppo. Dovrei essere forse più energetico? Abbiamo qui il Tempio Tomato, ragazzi, che appari... Mi ricordo di una cosa. Che prima che apparve il Tempio Tomato, a Tomato Town, ci diceva che ci deve essere un evento. Guarda la testa del famoso lune. Alla fine non successe nulla, cioè trollarono tutti quanti. Questa era l'Air Royale, bellissima modalità. Però tornando all'evento del pomodorone, tutti quanti dicevano che ci sarebbe potuto succedere qualcosa al pomodorone. Ma alla fine non successe nulla, semplicemente il giorno dopo... Apparve effettivamente il Temple Tomato. Che poi fu spostato in season 8. Qua abbiamo la collaborazione con la Marvel, la seconda, qui con le armi. Pesce cerco Stormbreaker, ma quanto è figo, ragazzi. Pesce cerco con la Stormbreaker, questa è per endgame. Season 9, 8, non mi ricordo. Questa, no, era la season 8, perché poi c'è la season 9. No, era ancora, questa è ancora season... Non so se ha confuso l'ordine, ragazzi, mi sto confondendo.
Qua abbiamo i soliti ritardati nei trailer, ragazzi, che non si accorgono di niente. Sì, adesso abbiamo la season 9, quindi forse quella era... Sì, la granata bomba era prima della season 9. Quindi anche Thanos era prima della season 9. Un po' di confusione c'è sempre, ragazzi. Qua abbiamo Bananita e Jonesy. Bellissimo questo trailer. Pum, 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 con questa musica che uso nelle sponsor, ragazzi. Fate attenzione, quando parlo della sponsor di oggi, ragazzi, metto sempre questa canzone. Perché è bella, mi piace. Ti fa proprio... Così, anche se magari la sponsor non ti interessa all'inizio, magari con questa musica, che ti prende proprio molto veloce, passa più facilmente e così vedi la sponsor e magari consideri di prendere le cose che Carla ti sponsorizza, che sono tutte cose di qualità, ovviamente, che anche Carla le deve mangiare. Uff. Qua abbiamo il continuo di questo trailer, quando John si viene ripreso. Questa scena, quanta gente... Ma questa scena fece spaccare internet, ragazzi, del fatto che John si mangiò Bananita. Però forse il fatto che Bananita sorride nello smoothie fu... Fece incazzare meno, perché c'era gente... No, non è possibile, hanno fatto morire Bananita, l'hanno fatto frullare. Ah! Quindi ci sta. Season 9, forse la seconda season più brutta del capitolo 1, dopo la 10. Queste due ultime season non furono proprio il top. E c'era di nuovo il post-battuta parlato. Ma davvero? Cioè, in season 9 ha aggiunto il combat che era fighissimo. Bello, bello, bello. Però comunque, oltre a questo, c'erano queste costruzioni futuristiche che non ti permettevano di costruire bene. Quindi era molto fastidioso. Il pass battaglia non era molto figo. Cioè, lei. Sì. Però, tipo, il pollacchione. Cioè, vabbè, il pollacchione è figo perché è un pollo. Però, vabbè, è un po' brutto. Jones in barbone. Aggiunsero i doppi picconi, che furono una bella aggiunta. C'erano sempre sti petti inutili. I quad che furono aggiunti molto prima. Non so perché. Forse li ho saltati nei trailer parlando di cagate varie. Però comunque fighissimo, ragazzi. I quad furono aggiunti, belli. Che poi furono nerfati all'inizio, che quad si poteva volare. Bellissimo, ragazzi. I Fortnite non so perché non li misi. A me piacciono, io li rimetterei. I Fortnite erano pochi, ragazzi. Che alla fine ti mostravano l'immagine dell'evento. Però era carino comunque andare in giro per la mappa a cercarli. A maggior parte delle volte, mentre giocavi, ti capitava di prenderli a caso. A me piacevano i Fortnite. Invece la maggior parte delle persone fece lo schifo, non so perché. Mi ricordo di Tifu una volta, stava in arena, c'era il Fortnite a fianco a lui, uno stava facendo, stava camperando per aspettare che la safe passasse, non prese il Fortnite. Mi diede un sacco di fastidio quel video. Qui John Wick, che vede l'altro John Wick, questo fu uno dei trailer più divertenti, perché l'Epic era, come si dice, fece capire che conosceva la meme del fatto che la skin della season 3 era John Wick. Ma alla fine gli fecero la skin reale. Quindi John Wick contro John Wick. Qua per le skin Nike, ragazzi, che ebbero anche un successo assurdo. Le Fortnite ex LeBron. Sì, Michael Jordan. LeBron James, un paio di cavo. Ok, qui abbiamo la mitraglietta tripla, che all'inizio faceva cacare. Poi ebbero la geniale idea nelle season dopo di portare a fuoco rapido. Fortissima la fuoco rapido. Qui il flip a tempesta. Non so se la rimuovo. Era forte. Però non so se lo rimossero dal gioco, perché alla fine non l'abbiamo mai più rivisto dopo questa season. Perché era troppo OP o perché era scarso. A me sinceramente piaceva. Era un bello oggetto, molto interessante. Mi dispiace che l'abbiamo tolto. Quest'arma, ragazzi, mamma, proprio sgravato. Questa proprio per i nobbi. Mi piaceva. Mi piaceva posso, ragazzi, un giovane. Spari a caso, hit. Erano letteralmente 140 di danni gratis. Perché la cosa bella è che, come vedete, rimbalzava. Cioè, non solo non bisogna mirare, potevi pure sbagliare e comunque prenderlo. Perché rimbalzava. Assurdo. Cioè, non esplodeva all'impatto delle strutture, esplodeva all'impatto solo delle persone. Era un lanciarazzi veramente OP. Non so cosa gli è venuto in mente l'Epic quando l'ha aggiunto. Qui, quando aggiunsero la modalità per gli zombie, che finalmente per questa idea generale basta metterli in partita, perché in partita rompono le palle. Facciamo una bella modalità. Che chi vuole giocare se la gioca, chi no invece gioca normalmente. Qui la prop hunt. Che è successo, che ebbe? Stavo di nuovo per dire successero. Ebbe un successo assurdo, ragazzi. Un sacco di gente fece nascondino, prop hunt. Adesso un po' di meno, non ne vedo così tanto fare video su questa roba. Però quando uscì...
il succo, la cura bomba che all'inizio si chiamava sguazzo trangugio. Molto meglio lo sguazzo trangugio, ragazzi. Cioè, vieni a sguazzare, a trangugiare, a sguazzare trangugia. Molto meglio, molto meglio. Comunque, bella, bella la season. Bella e brutta la season 9. Comunque, per farvi capire, era talmente figa, però non è talmente figa a livello delle altre season. Per farvi capire il capitolo 1 quanto era figo. Che anche la season 9 era una brutta season. Questo è un trailer che ho parlato nello scorso video, che è stato tutto mappato con le maschere, cioè le tute. Guardatevi lo scorso video per capire di cosa sto parlando. Ed è il trailer della Flergan che poi arrivò tipo anni dopo. Non ho mai che... Qua vediamo Jones, un altro Jones naufrago, che spara la Flergan per far vedere che è qui. Ma alla fine abbatte pure il bus e fa naufragare tutti gli altri. Però guardate il lato positivo, almeno sarà in compagnia. Sempre se sono sempre se sopravvivono le persone nel bus. No, non sono sopravvissute per il fatto che ha vinto. Non mi ricordo questa parte. Quindi questa era il trailer della Flergan, che poi non fu più... Non fu aggiunta per anni, fu messa molto dopo. Ah! Questa è per la skin di... Che skin era? Bananita, come è stata creata? Mi sembra. Un Jonesy che mangia una banana. Si fonde nel rito, non mi ricordo. Commenta pisellastico se stavo ancora guardando il video. Comunque abbiamo Bananita qua, ragazzi. Questa cosa l'avevo pensato all'inizio del video. Ho detto fammi dire una cagata tipo a metà video, perché siamo sì 40 minuti, quindi più o meno a metà video. Così per quelli che sono rimasti a guardare, un piccolo easter egg. Capiamo per Cicco che parla, bellissimo. E qua queste skin dicono: noi ciao, devi essere tenebroso, devi essere pauroso. Lui dice: sono un pesce che respira con i polmoni e cammina con le pinne. Ecco qua. È molto più terrificante questo. Cioè, immaginate vedere un pesce che cammina fuori dall'acqua. È molto più terrificante. Alla fine lo costringono a cambiare skin. Gli infami, ragazzi, mai costringere a cambiare skin. Gli dicono: mettiti una skin tenebrosa, terrificante, bella nera, che fa paura. E lui si mette il disco boy. E tutti gli altri quittano. Cioè, lo abbandonano per la skin che usa. Ma lui non gliene frega, lui balla. Lui balla, perché ragazzi, se alcune persone vi cacciano per quello che siete, vuol dire che non sono le persone giuste. Se voi volete essere dei disco boy degli anni 70, siete dei disco boy degli anni 70. Se volete essere un pesce, siete dei pesci. E questo trailer non so cosa sia, non l'ho mai visto, ma è bellissimo. Cosa stanno facendo? Ok, mi aspettavo un finale un po' diverso, forse potrebbe ancora succedere. Però no, non so perché non ho mai visto. Abbastanza inquietante, ma sicuramente bellissimo. Questo balletto mi piaceva un sacco. Questa musica mi piace assai, ragazzi. Esci, ecco. L'attacco in Normandia. Eh sì, questa è la mappa dell'attacco. Esci, ecco, sul fronte, ragazzi. Uomo vero, combatte contro questi infami soldatini di plastica, ragazzi. Che schifo. Con i mitraglioni nei loro forti di cemento. Invece il pesce è fuori a combattere sulla spiaggia. Guardalo, che assalto che fa. Questo mi sembra che nel trailer per una modalità. Sì, Beach Assault. Fecero alcune modalità, ragazzi, in creativa, molto interessanti. Tipo una simile a CSGO. Non so se lo conosci. Valorant, questi giochi qua. Dove devi plantare la bomba. Molto carino, non so perché alla fine adesso non c'è la creativa enorme. Dovevo fare qualsiasi cosa. Prima però il fatto che c'erano poche mappe aveva quel... Non so che di figo il fatto che c'erano poche mappe che la Epic sceglieva, quindi c'era quel senso di sorpresa. Interessante. Questa è la season 10, ragazzi, dove si va nello spazio, nella quale ci siamo andati adesso, ragazzi, per costruire l'isola del capitolo 4. Qui abbiamo un troll, semi-troll più che altro della Epic. Vedete qua, ragazzi, tra poco cosa esce. Tra poco uscirà una cosa bellissima. Non i mech, assolutamente non i mech. E nemmeno a Proto, che... A Proto è fighissimo. Però non è quello di cui sto parlando. No! Non stava prima. Ah, sono scemo io! Stava prima, non l'avevo detto! È la mia tattica leggendaria, che... Fecelo vedere nel trailer.
Quindi tutti quanti pensavano che sarebbe stata aggiunta in gioco, però l'Epic ha detto no, era semplicemente per il trailer. Alla fine l'ha aggiunta veramente. E la mia tattica leggendaria era bellissima. E anche in Season X c'era il trailer parlato. Mi sa che ho alcuni problemi di memoria, ragazzi. Mamma mia, Mac. Ma... vedete quanti erano P? Ma chi è venuto in mente l'idea di farli così rotti? Avevano la vita, avevano il pompa, avevano i razzi, potevano farmare materiali. Potevano volare. Potevano autodistruggersi. La cometa all'era bellissima. Anche questo. La Season X forse in quanto a mappa era veramente suggestiva. C'erano posti assurdi. Veramente belli. Qua fa la battuta, ragazzi, che dice che la Season X alla fine sono, come potete vedere, sono tutte skin dei vecchi pass, però ribrandizzate, remixate. Un'idea originale per il pass, non piacque a molte persone. A me sì, sinceramente, perché erano sì skin riciclate, però questo fatto di fare come per l'ultima season un recap degli scorsi pass, a me piacque. Sì, mi piaceva sto pass. Non tantissimo come gli altri, però l'idea mi piaceva. Qui invece abbiamo una delle cose più brutta. Città Pinnacoli, dove non si poteva costruire. Tu uscivi di qua e avevi zero di mazze. Cioè non è come la no build, dove non si build in tutta la mappa. Si poteva non buildare solo là e non potevi nemmeno spaccare col piccone e farmare i materiali. Quindi uscivi di là che crepavi. E un sacco di volte morivi nella tempesta perché non c'erano uscite, cioè c'erano tipo due uscite. E se quelle rimanevano bloccate nella tempesta, tu eri fregato. Rimanevi là e crepavi. Perché all'epoca non c'era il parkour per scappare sui muri facilmente. Quindi o ti trovavi qualcuno che camperava all'uscita o morivi nella tempesta. Qui abbiamo gli zombie a Corso, che per quanto erano fastidiosi erano comunque assurdi, perché davano un sacco di loot. Corso era palesemente il miglior posto da atterrare. Adesso abbiamo i mech, ragazzi, belli. Meglio, che cacchio dico? Facciamo cagare, il trailer era bello del Junk Rift che ti diceva sì, con questo puoi nerfare i mech. Peccato che solamente una persona deficiente si faceva prendere dal Junk Rift in faccia, visto che ci mettiamo circa 30 secondi a scendere dal cielo. Qua abbiamo Pandora. Bellissima collaborazione. Dove andavi qua e recuperavi shield e vita e ottenevi questo effetto cartunesco con il nero in contorno. Bellissimo. Qua c'erano i soldi, che ho detto sempre nello scorso video, inutili. Non so perché li aggiunsero, non l'hanno mai spiegato. Però Pandora divenne dopo Corso il posto migliore da atterrare, perché avevi shield gratis, ragazzi. Recuperavi lo shield fino alla fine. Questo è il 3 della trappola elettrica. Trappola interessante ma cacata. Cioè dal 3 sembra figa, dici madonna, puoi attaccare la trappola ai muri degli avversari e fare di danno. Però era talmente lenta, ragazzi, che anche qua solamente un avversario deficiente si faceva mettere la trappola e non si accorgeva di essere stata messa. Qui rovinarono uno dei posti più belli. C'era Palmeto fuso alla palude, bellissimo da vedere. Però mi sono stufato che quando ti accovacciavi eri un oggetto. Madonna, che ti trasformavi in un oggetto a caso. Se tu ti volevi accovacciare per fare qualcosa, uno diventava un oggetto. Madonna mia, che brutta che era. Alla fine le idee della Season X di farla con queste città che cambiavano fu bella. Però la maggior parte delle idee furono distrutte. Ad esempio qui mi sono Gotham, che salvo Pinnacoli. Salvo forse la Season. Gotham era veramente bella perché in Gotham sempre potevi aprire il paracadute. Una cosa figa come gli zombie del loot, lo shield che si ricura. Non puoi buildare, non puoi farmare, diventi un pupazzo, tutte queste robe qua. I mitici di Batman, una delle prime armi mitiche in game, belle. Forti, abbastanza forti, soprattutto il rampino, che ti faceva aprire il paracadute. Sarebbe stato meglio il rampino senza paracadute, però col paracadute di Batman. Qui abbiamo le Zone Wars, ragazzi, le Zone Wars class, la deserto. Una delle più famose, anche se a me non piaceva, a me piaceva più l'Enigma. Che era questa qua, eccola qua. Enigma molto molto meglio. Ma le Zone Wars furono un'altra cosa che rivoluzionò Fortnite. Quante Zone Wars ho fatto, ragazzi. Qualche volta facciamo anche il live, ragazzi. Se vi interessa le live le faccio dalle 7 alle 8. Non so quali giorni. Però per giocare con me e avere la mia amicizia sempre. Magari qualche volta... No, non vi faccio partite mentre non sono in live perché non ho tempo. Però vi mando la amicizia se vi abbonate al canale sui 99 centesimi, ragazzi.
durante le live possiamo giocare. Questo era il trailer di citazione Iron Man. Di quando, ecco qua, uguale identico, ragazzi, al primo Iron Man. Peccato che non è Iron Man, ma è Banana Man. Nana nana. Belli. Guarda con che faccia che faccia felice fulmina tutte quante le persone piene di colpi. Il trailer del pomodorone. Pizza pasta Napoli Maradona Quarax Kerio. Mi sa che gli mette la mano sulla... Giusto? Sì, gli mette la mano sulla... Bello, bus full automated. Bel trailer, uno dei trailer migliori, ragazzi. Non è per senso, perché non fecero la fine di Ebant. Capitolo 2, ragazzi, iniziamo. Sono andato a prendermi uno snack e un drink, così che magari non mi disidrato, non crepo. Sono ancora qua un altro bel po', ragazzi, perché siamo ancora al capitolo 2. Ci sono meno trailer questa volta, però sarà comunque lunga, ma sarà etica, ragazzi. Spero che l'acqua non abbia tipo distrutto le vostre orecchie, perché a me lo ha fatto. Non so perché è stata così rumorosa quest'acqua. Non l'ho fatto apposta. Abbiamo bevuto io e Ripley nello stesso momento. Mi ha fatto crepare dalle risate. Non lo so perché. Il modo nella quale si è sentito anche il gugugugu, sia mio che della skin, mi ha spaccato. Mi ha spaccato. Non so se è perché sono da un'ora qua e quindi probabilmente ho perso le capacità cognitive. Anche qua ho dovuto cambiare la musica, ragazzi. Credo. Credo che Rocus l'ho dovuto cambiare. Mi sembra che abbia il copyright. Spero di no. Vedremo, ragazzi. Se sentite la musica classica, yeah, boom. Gonna stall the Rockers. Gonna stall the Rockers. Vuol dire che non l'ho cambiata. Se è un'altra musica, vuol dire che l'ho cambiata. Grazie. Sono iniziato a dire. Vabbè, abbiamo detto. L'ho ripetuto mille. Le barche, ragazzi. Ho aggiunto le barche. Ok, il capitolo 2 iniziò in maniera assurda. Col boost dal drop con questa musica. Fu veramente un bel inizio. Peccato che la season fu come questa qua, un po' lenta. Forse ancora peggio, la season 1 del capitolo 2, ragazzi, dopo 15 giorni proprio niente, zero. L'arpione aggiunsero. È vero che aggiunsero anche i cassonetti, ragazzi. Il tuffo dalla cascata, icon. Questa skin di Baranita è bellissima. Una delle skin più belle di Halloween. Il re della tempesta è bello. Questo forte demerso fu pure fighissimo. Anche perché c'erano i calciatori che facevano i jumpscare, ragazzi. Bello questo trailer pure. Con la ghoul che tornò in versione OG, ovviamente. Che sembra la bananita misteriosa. Che ha il cervello al posto del pube. Ma ragazzi, un bel posto da avere il cervello. Cosa dicono? Ma pensi con il K? Sì, bananita pensa con il K. Che è qui granatozza. Le granate mi ricordo che nella season 1 del capitolo 2 erano OP. Non so perché, ma ci fu questo trend di buttare tipo 20 granate addosso alle persone e boom, distruggerle. Perché si trovava il modo perfetto per buttare la granata che esplodeva proprio in testa alle persone. Bello. Qui Star Wars con le transizioni classiche di Star Wars. Del film, ovviamente. Pesce secco, pesce balestra, bel pesce. Tutti i pesci di forza sono belli, però qual è la più... Era anche un bel pesce in generale. Il migliore è il pesce World Cup. Perché è il mio pesce. Questo trailer è un altro trailer per il pesce balestra. Ci facevano poi i trailer per le skin. Guarda qua, ragazzi. Trailer veloce. Boom. Buttato. Bello, bello, bello. E poi queste scenette a caso. Pesce balestra che spara a caso. Questo è per i regali di Natale, giusto?
È per i regali di Natale? No, è per l'evento. È per chi guardava l'evento di Star Wars. Altro evento che ho parlato sempre nello scorso video, ragazzi. Mamma mia, di quanta roba che ho parlato nello scorso video. Dove in questo evento si sentì parlare dell'imperatore Palpatine. Un messaggio molto segreto che ha fatto. Era molto importante proprio per i film. Guardatevi lo scorso video se non capite qualcosa di che sto dicendo adesso, perché è interessante. Appena finito di questo video. A proposito, ecco qua un altro trailer di Natale. Pure questo Fortnite. Winterfest fu bello. Solo quello dell'anno scorso ha fatto schifo. Perché quello di quest'anno è stato bello. Questo è stato bello. Il primo è stato bellissimo. Quei ragazzi mi ricordo che facevo le Zone Wars in Winterfest. È qui che ho iniziato a fare video, ragazzi. Facevo video in inglese anche su un canale, ma super a caso. E poi qui in questo periodo feci il primo video che andò abbastanza bene. Tipo come vincere su Fortnite era. Fece 10.000 visualizzazioni, non tantissime, però per un canale da 1.000 iscritti era figo. E quindi grazie a quella pausa natalizia iniziò a fare video. Vabbè, vedi che quel video andava bene, allora è il destino, fammi fare video su Fortnite. Che poi inizia a fare solamente quando iniziò la quarantena, quindi in season 2, capitolo 2. Qua abbiamo un trailer che non ho mai visto. Dell'orso polare che pesca pesce secco ghiacciato. Bello. Bello. E comunque, volevo dire... Ah, ragazzi, a proposito di questo video, un esperimento. Questo video, quando non avete nulla da fare, tipo, che ne so, mi state facendo la doccia, dovete uscire a fare qualcosa, che non mi serve il telefono, qualcosa che non mi serve il telefono, ragazzi. Mettete il telefono con questo video a rallentatore e lasciatelo andare. Voglio vedere quanto watch time riesce a fare, perché sono curioso di vedere quanto riesce a fare. Già se lo guardate tutto quanto, sarà pazzo. Però se fate anche questo piccolo esperimento di mettere il video a rallentatore mentre non fate nulla, magari siete giocati a Fortnite, il telefono è lì sul comodino. Fate parte di questo video. Rallentatore. Pazzo. Esperimento pazzo. Vediamo se riusciamo a fare questo esperimento. Adesso abbiamo season 2. Ecco qua. Da qua a Callare iniziò a fare video più seriamente. Facevamo comunque cacare i video della season 2 la maggior parte, perché non sapevo fare video ovviamente. Aveva appena iniziato. Però si iniziò il grind serio. Un video al giorno facevo. Ovviamente non uscivano benissimo perché facevo un video al giorno. Però comunque per capire come si fa un video mi aiutò. Questo trailer con King Kong era la season 2, è una delle season che ha fatto più successo. All'inizio a me non piaceva perché l'allungarono un sacco di volte. Ragazzi, finisce tipo il 3 marzo, no finisce il 23, no finisce il 15, quindi mi diede fastidio e odiai questa season. Però ripensandoci è veramente una bella season. Un sacco di gente inizia a giocare per il fatto proprio dalla quarantena, ragazzi. Infatti è stato il picco, questa è stata la season più giocata di Fortnite. Nessuna season è come questa, e forse anche per questo che è la più amata, perché è la prima per molti. Molta gente, davvero tanta gente inizia a giocare. Dimmi nei commenti in che season inizia a giocare. E vediamo che la season 2 probabilmente è quella che vincerà. Ecco qua. Questo me lo ricordo, questo trailer parlato. Perché comunque era più figo degli altri trailer parlati. Ecco qua, mi ascono. 6 anni il gatto. Mossa signatura, flexare. Flexa. L'uomo col golden touch, boom, 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 boom. Questa skin che boxing aveva la missione di distruggerla, di farla il più brutta possibile, e ci riuscì. Se non sapete chi è boxing, basta guardare un po' di video vecchi o venire in live qualche volta. Boom boom boom. L'assalto qua, ragazzi, è delle missioni, le armi mitiche, i cavò, le skin da scegliere, fu tutta quanta roba assurda. I volt con le chiavi. Le scatole qui che non aggiungono mai più, non ho mai creduto che aggiungono. Sky è il mio skin preferito di questa season. Anche se la banana col vestito è anche figa. Queste altre mie granate mai aggiunte più. In season 2 aggiungono un bel po' di armi strane. Ci penso. Deadpool figo, Deadpool. Molto figo. Tutti i suoi tre, che probabilmente vedremo. Ecco qua un altro trailer dove c'è Deadpool, non il protagonista qui. Peraltro lui deve crepare per colpo dell'elicottero. Forse il mio veicolo... No, dopo l'overboard forse non è il mio veicolo preferito. Dopo la palla. Solamente un veicolo che mi piacque molto. Il choppa. Bel veicolo. Boom, gli Spy Games. Questi qua, altra modalità interessante. Che alla fine se ci pensate, ragazzi, sono i perk questi qua. È un prototipo dei perk, perché ogni volta che iniziava il round potevi scegliere un'abilità e un'arma. Vedete, ragazzi, ottieni un po' di shield dopo una kill. Quindi sono il nonno dei perk questo qua.
Che a proposito, ragazzi, usciranno nuovi perk. Non so. No, questo video esce dopo l'aggiornamento. Chissà quali perk sono stati aggiunti nell'update di martedì. Che ho. Ne ho parlato su Call of XD, ragazzi. Tra l'altro, se non conoscete cos'è Call of XD, iscrivetevi anche a questo canale, perché lì porto sempre l'aggiornamento. Porto challenge. Porto molti più video, quasi uno al giorno. E sto cercando anche di portare Minecraft. Quindi vi consiglio di controllare anche quel video. Qua abbiamo le skin, quel canale. Le skin a Slurp con il dottor Chromium, la Maleficus, che se la ride. Jones Slurposo, il pesce è il più bello. Questa è un... Non la faccio nemmeno più apposta, ragazzi. Escono così. Miascola che si viene... Cioè, dite se non il pesce non è il più figo. Guardate, invece ha fatto la missione dopo aver distratto Miascola con un gomitolo. Guarda la telecamera e va a fare la missione. Ecco qua Deadpool che rimane in bagno. Vedete cosa succede adesso, ragazzi? Lui sta leggendo un fumetto. Si accorge che non c'è carta igienica. E in un modo bisogna pure pulirsi. Gli viene un'idea geniale. Usare il fumetto. Sì, passo del fumetto per pulirsi. Figo. Questo trailer perché cos'era? L'ho visto sicuramente, me lo ricordo. Ah, l'altra skin di Deadpool, sì, Cristina e Magnus. Bella. Non skin su questa qua è una skin. Questa qua è più usata, questa qua viola. L'altra un po' di meno. Ovviamente Magnus, il tipo grosso, non lo usa quasi nessuno. Questa emote bellissima, ragazzi, questa emote. Brum brum. Ecco, Deadpool X-Force, la X-Force di Deadpool, bella. Pacchetto. Sirena, quest'altra skin assurda, molto molto shoppata. Vedete, si è shoppata qualcosa, ragazzi, codice Gallari. L'avrò detto 60 volte in questo video, ma non fa mai male. Boom, sirena e lupo. Lupo non so cagare più nessuno, solo sirena viene show. To the side. Nonostante Travis Scott abbia fatto quello che ha fatto, e fa comunque parte della storia di Fortnite, e dobbiamo reagire al suo trailer. Ovviamente la musica è tolta, però io sto sentendo Travis Scott che ha fatto una brutta roba all'Astro World, però la sua musica rimane... Droppa comunque la musica, troppo forte. E il concerto fu bellissimo. Miglior concerto di Fortnite, uno dei migliori eventi. Davvero, non so, devono fare un altro concerto nella partita normale, perché il concerto è incredibile. Ma che possiamo vedere, ragazzi? Tra un attimo indietro, questo trailer della parte reale, c'è Kirby blurrato o non c'è Kirby blurrato? È blurrato Kirby, ok. Sempre per sapere di questo, ragazzi, scorso video. Ho parlato davvero di un sacco di questi dei trailer nello scorso video. Boom, il Party Royale, una modalità... Oh, pesce! Il Party Royale, una modalità... decente, ragazzi, così... Se vuoi stare su Fortnite giusto per parlare, magari mentre fai qualcosa. Preferisco comunque giocare normale, fare una mappa in gridia, però c'è chi piace il Party Royale, comunque è una modalità interessante. Per i concerti, però, comunque, il concerto in... per i concerti minori ci sta, ragazzi, tipo questo là, Deadmau5, Steve Aoki... Questi cantanti più di nicchia ci sta, però per un bel concerto di Eminem, i Queen, Lady Gaga, tutti questi cantanti che sono stati leakati, che potevano fare un concerto, dobbiamo farlo il concerto in partita normale. Season 3, Miascolo flexa sempre, perché a lui piace un sacco flexare. Abbiamo l'invasione dell'acqua, che Mid ha fatto la cacata. Mid ha fatto la turbo cretinata di spaccare la tempesta, fargli entrare d'acqua. E adesso la mappa è tutta d'acqua. Abbiamo qua il flopper gigante che non hanno mai aggiunto, peccato. Sarebbe stato bello questo bel pesciacchione. Boom! Il brattone che si mangia un hot dog. Ogni volta che lo vedo continua sempre a sorprendermi. Qui reagì in maniera assurda quando vidi questa cosa che sta per accadere qua. Tra poco succede. Ecco qua, arriva nell'elicottero, arriva la Renegade Rider, dice oh mio Dio, la Renegade Rider, fighissima. Quindi fu shoppatissima e il pompa caricato, un altro pompa fighissimo, ovviamente mi ha spostato, si lascia andare perché non vuole essere pompato. Sopravvive anche questa esplosione ed ecco qua, Fortnite Season 3. Bella season. Season interessante, ragazzi. Ho tutta l'acquetta, bella. Adesso il pass battaglia, anche questo qua fu parlato, questo me lo ricordo che era parlato, però più figo, questo pass battaglia parlato era meglio del pass battaglia parlato del capitolo 1, perché descriveva un po' meglio tutto, era un misto tra il trailer con le scene epiche e il trailer parlato. Bello. Abbiamo Kitty qua, Aquaman qua, ragazzi, qui iniziano a rovinare le skin segrete che fecero sempre skin in collab spoilerate. Qui però almeno la skin dell'Ocento era ancora una skin originale.
dopo la season 6 furono solo skin in collab fino a questa season. Il cast Umbrella, bello, bello il cast Umbrella, ragazzi. Io feci quello di Star Wars, bello. Adesso abbiamo qua le macchine, finalmente arrivarono. Anche le macchine aggiunte interessanti, ragazzi, le macchine hanno rivoluzionato Fortnite. All'inizio dissero, no, come ho detto, le macchine non le aggiungeremo mai, hanno aggiunto semplicemente i carrelli, i go-kart. Proprio quando aggiungono la macchina normale, si vede che alla fine non mi dà male. Perché loro avevano paura che con la macchina andavi a investire gente, ma farsi investire su Forza con la macchina è praticamente impossibile, ragazzi. Perché non sono né molto veloce, non sono nemmeno facile da guidare le macchine. Così tanto bene da poter investire. Abbiamo Captain America. Bel trailer, bel trailer. Veloce, semplice, ci sta. Boom, che è arrivato con il Tesseract, come cacchio si chiama quella cosa di Thor. Ed ecco qua la skin di questo qua. Oh mio Dio, di che film era questo qua? Ah, di Aquaman, mi sa. Il cattivo di Aquaman. Le lamprede. Pesce muore, un'altra volta. Un altro pesce, un altro pesce. Che strage di pesci che ha fatto. Però almeno sono convinto che i nostri pesci abbiamo difeso il nostro ristorante con tenacia. Il pesce atlantideo, bello. Black Manta, ecco, Black Manta era. E ovviamente il pesce atlantideo, skin assurdo, ragazzi. Questo è il trailer del concerto di sto qua, che vedete in Party Royale. Per esempio, ho detto i concerti di questi qua che sono secondari, sì, ci stanno. Però un concerto in Battle Royale devono farlo. Ovviamente ho rimosso anche la musica da questo qua, perché sono sicuro che è il copyright. Sei un cantante del copyright, sicuro. Non credo sia così pazzo da fare roba senza copyright. Anche se qualche volta fare roba senza copyright potrebbe essere interessante, perché la gente la usa, magari diventi famoso. Io lo so. Le musiche di base. Come la musica che sono nei video, io la maggior parte sono senza copyright. La banana nuda, ragazzi. Non è di dove ne ho parlato nello scorso video. E questa musica di Pesce Secco nel trailer era bellissima. Aveva la modalità del Taxi Royale. Bella, bella questa modalità. C'era una musica quando entravi nel taxi che spaccava di brutto. Esplosioni, fuoco. Che il fuoco fu aggiunto in questa season, giusto, ragazzi? Il fuoco dinamico, bello. Qui ho fatto una trollata una volta di spaccare sotto il ponte e far cadere la gente. È un video abbastanza vecchio ma molto bello, uno dei primi video che andò bene. E qui abbiamo il taxi che lascia questa ragazza qua con un dietro approdo avventurato che però non arriva mai più, ragazzi. Fin da quando l'isola del Capitolo 1 è esplosa, un posto a tema cinese non c'è ancora, peccato. La pubblicità parodia della Apple, quando iniziò la The Fortnite a litigare con la Apple, adesso mi sembra che hanno risolto, ragazzi. Quindi dopo dal capitolo 2, season 3, sono passati quasi due capitoli e l'Epic forse adesso ha risolto e adesso forse tornerà su iOS. È vero che adesso hanno bloccato, non puoi più comprare i taxi ai meno di 18 anni. Però ragazzi, diciamo, non gioca più nessuno. Cioè, immaginate giocare per due anni la season 2, la season 3 del capitolo 2. Credo che siano rimaste veramente poche persone a giocare da me. La musica qua bellissima, usata. Qua è l'inizio del capitolo 2. Hashtag. Ed ecco qua Iron Man. Season 4, una season che è piaciuta molto. A me non piacque il pass battaglia, perché questa marchetta con la Marvel non mi piacque. Però le armi che stavano, lo spas, i tre colpi, il FAMAS. Bellissime. Cioè non era il FAMAS. Abbiamo comunque il bomba fucile col mirino. Il primo fucile leggendario era bellissimo, era fortissimo, lo Scar, non ho avuto l'armi epica. Abbiamo Thor e comunque si confermo, i trailer di questo ragazzo non sono in ordine. No, sono in ordine, giusto. Capitan America viene prima della season 4. Sono io che ho il cervello non in ordine. Questo è un altro trailer che è costato un sacco nella storia del capitolo 2, per far parlare dei personaggi. Mi piace usare i trailer. Perché questo è veramente ben fatto, Galactus, che figo. Alla fine anche l'effetto di Galactus, che io non ho potuto giocare, perché crashò. È davvero un gran peccato. Per evento molto bello. E cattivo, molto figo. Ecco qua di nuovo il pass battaglia, questa volta ha parlato da Thor. Idea geniale, basta far parlare un tipo in sovraimpressione. Facciamo parlare Thor, molto meglio. Of
L'unica cosa che non mi piace, la season 4 mi sarebbe molto piaciuta di più se avessero fatto le skin con i supereroi Marvel del film invece che dei fumetti. Sarebbe stato più figo, perché in quel periodo la Marvel era poi al picco, perché uscì appena Endgame, quindi... Era uscito da poco Endgame, mi sembra un annetto nemmeno. E quindi... Sì. Sarebbe stato decisamente meglio, ragazzi, fare le skin dei film. Alla fine fecero quelle dei fumetti, comunque figo. L'assalto delle stack. Questa è OP, ragazzi, è bello. Il potere di Iron Man, che figata. Questo è anche un trailer bello, perché boh, Thor ci ha messo la passione a parlare qua. Boom, il trailer delle Stark Industries. L'aggiornamento più importante della season, che aggiunse un sacco di roba. Fu veramente un bel aggiornamento questo. Questi cosi, che non spiegarono cosa erano. Mi sembra che davano loot, ma erano veramente fighi. Boom. Comunque bel trailer, ragazzi, con tutti quanti i poteri che mostrano, anche se la maggior parte erano già in gioco. Quale skin che fa del livello 200 o 300, mi sembra, quale arcobaleno. Che per un po' fecero le skin arcobaleno all'inizio. Gli viene questa idea geniale. Ma perché non facciamo a livello 300 le skin arcobaleno? Ci sta. RGB. Boom. Questo trailer che cos'era? Non mi ricordo. Che trailer era? Non me lo ricordo. Cioè, per Cisacco quindi è figo come trailer, per forza. Per la PlayStation 5, mi sa. Per la grafica next gen della PlayStation 5. Sì, perché cambieranno le animazioni. Aggiungono le animazioni. PlayStation 5, giusto? Sì, PlayStation 5. Non lo ricordo. Che aggiunse, vedete la grafica, ragazzi, qua dell'acqua, i riflessi, vedete. Qua aggiunsero, fecero un improvement alla grafica. Con tutti i riflessi e le animazioni. Adesso l'improvement alla grafica lo hanno fatto in capitolo... Il ray tracing, giusto. Nel capitolo 4 hanno aggiunto la nanite, che è veramente spettacolare, ragazzi. La grafica di Forza adesso è assurda. Abbiamo Wolverine, che spacca tutti quanti. Che ha perso la memoria, come potete vedere. Non si ricordava di avere gli artigli. Lo scopre adesso e dice, porca di quella, io vi faccio fuori. E vi faccio fuori. Wolverine era forse il boss più forte della storia di Forza. Anzi, senza forza. È il boss più forte della storia di Forza, ragazzi. Non ho mai visto un boss così forte. Era veramente sgravato, perché si curava da solo. Era forte, aveva un sacco di vita. Correva veloce, spaccava. Wow. Si nascondeva. La vendetta di Mida, il forte temesco più bello di sempre. Con dove in partita diventavi un'ombra, che tornavi in partita. Quindi alla fine alcune persone in questa season fecero tipo 50-60 kg in una partita in singolo. Veramente divertente. Spero lo rifacciano all'Halloween prossimo, perché tipo quest'Halloween ha fatto cacare. Cioè, puoi rimettere questa cosa qua che è già rifatta, però è veramente bella. Questa modalità è veramente figa. Abbiamo visto pesce secco scheletrico, c'è sempre pesce secco, ragazzi. Viva pesce secco. Anche il parte di Jay Blevin, vabbè, in particolare non frega niente a nessuno. La vendetta di Mida. Mi ricordo che feci il video con questa felpa. House Party, bello. Alla fine è stato cancellato. Ci ho parlato nello scorso video. un bel periodo House Party. Io non l'ho usato, non mi ricordo perché, però mi ricordo che i miei lo usavano. Per fare i partitori su Fortnite. Alla fine l'Epic ha detto che probabilmente rimetterà le funzionalità di House Party su Fortnite in futuro. Quindi si potrebbe fare della bella roba, magari. Così da portare a livello super. Magari non parlare più nel party, però con la telecamera, la voice chat migliorata, ci starebbe. Perché Fortnite in coop è sempre più figo. Comunicare è molto importante. E che è più divertente. Anche se giocare in singolo a me ha sempre quel fascino. La Fortnite Crew, un'aggiunta interessantissima, ragazzi. E siamo alla season 5. Dice poi della Fortnite Crew, veramente, ragazzi. Comincia a cavare. Abbiamo Jonesy qua. J. Jonah Jameson. Non si chiama veramente così. Trailer della season 5. Questo trailer è molto importante, ragazzi, comunque. Perché Jonesy qui è iniziata l'idea di tradire l'ordine. E iniziamo qua a capire un pochino la storia, come funziona i sette, le realtà, i portali, le io. Qua la storia inizia a complicarsi veramente assai. Qui dopo la storia non impazzisce, ragazzi. Qui si allinea. E alla fine, ragazzi, vedete una cosa molto importante. La Epic aveva
programmato il capitolo 3 già dalla season 5, perché vedete qua John C. si butta dritto, però nell'isola del capitolo 2, come potete vedere, esce storto, esce da sotto. Questo ti fa capire che sotto c'era un'altra isola, ragazzi. In mezzo c'era la base della IO e sotto c'era un'altra isola. Nessuno capì questa cosa. La capimmo solamente quando fu annunciato il capitolo 3. Ma nessuno capì questa cosa. No one is escaping the loop. Qui John si dice nessuno scappa dal loop perché lavora ancora per le IO e crede ancora che il loop sia importante. E per farlo recluta un po' di ragazzini. Il mandaloriano. Qua ragazzi. Molto figo. E comunque qua spiega un pochino tutti quanti i personaggi, i cacciatori che ha scelto dalle varie realtà. Come ho già detto ragazzi, questa season fu geniale per la Epic. Sì, sto giocando a Clash of Clans comunque, perché gli permise di fare collaborazioni in maniera assurda, perché Jonesy sta andando a cercare cacciatori nelle realtà. Quindi andiamo nelle realtà tipo di Tekken e prendiamo questo personaggio. Andiamo nella realtà di Clash of Clans e prendiamo il personaggio di Clash of Clans. Andiamo in tutti i film che hanno messo, in Dead by Daylight, e prendiamo quel personaggio. Geniale ragazzi, geniale. A dir poco. Ecco qua. Questo è un trailer di Kratos, giusto. Qui aggiunge solo Kratos. Nel frattempo sto facendo un bel attacco su Clash of Clans. Ecco, ma fighissimo Kratos, ragazzi. Mamma mia, quanto è figo. Quanto è figo Kratos. Quanto è figo Kratos. E qua cosa abbiamo? Oh. Che è sta modalità? Ah, Joker, giusto. Bello sto trailer, non l'avevo mai visto ragazzi. Che figata. Bellissimo trailer. Questo è bello, con Percy Jackson che si spaventa perché vede quel figo di Master Chief. Che trailer con Percy Jackson, ragazzi. Ottimo trailer. Bello, figo Master Chief. Questo è Dead by Daylight. Un attimo cacagliato. Se sapete cosa voglio dire cacagliare, vuol dire balbettare. Balbuttiente. Boom, presi nuovi cacciatori, ragazzi. Ve l'ho detto, idea geniale per racimolare. What? Well, hello, sir. It's an honor. Cos'è sto trailer? Did you hear? Oh, I guess you already got the news. What news? Master Chief is coming to Fortnite. Whoa, you guys new around here? No! The Chief got eliminated by a sneaky blue! That's no blue! That's Ninja! Ninja! Non ho mai visto sto trailer! È un trailer per Master Chief e la modalità rossi contro blu. E adesso ha sfidato Ninja una battaglia di ballo che Ninja non l'ho cacato. Jingle pace secco. Adesso torniamo nei trailer che conosco, ragazzi, per il balletto, questo qua del canto di natalizio. Bello. Ma quel trailer non l'avevo mai visto, vi giuro. È la prima volta che lo vedo. Mi ha preso di sprovvista. Figo. LTM a tema ghiaccio. Wow. Boom, operazione showdown. Un'altra volta. Quanti che li hanno fatti sti trailer? Non li ho mai visti. Sono bellissimi. Ok, vi ho tagliato la parte di Master Chief, ragazzi, perché era letteralmente lunghissima e non avevo sinceramente voglia di mettermi a sottolineare tutto quanto, perché era anche interamente in inglese. Quindi siamo subito con il trailer di Black Panther. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ah.
Wakanda forever. Anche bel tributo all'attore di Black Panther che non è più tra noi. Quindi è stato un bel tributo, ragazzi. Con tutti quanti i supereroi che gli fanno il Wakanda forever. Un altro trailer della Fortnite Crew. L'idea geniale questa qua, ragazzi, anche. Bel modo per... Letteralmente Fortnite Plus. Orrei! È impressionante. Un trailer super. Una realtà. Ovviamente quando era ancora vivo, perché ragazzi questo trailer è abbastanza vecchio. Che c'è va Pelé? Hanno aggiunto la skin di Pelé su Fortnite? Cosa ci va Pelé su Fortnite? Non mi sembra abbia aggiunto né la skin né le moto di Pelé. L'hanno aggiunta, questa qua. Ah no. Appunto, il trailer di Pelé ex Fortnite. Si scoprono cose nuove, ragazzi, non lo sapevo. Qua l'alien abbiamo. Il Predator, scusa. Il Predator, non ho visto questo film, quindi non ho capito. Terminato, tutte quante le collaborazioni di Season 5 adesso iniziano ad avere, ragazzi. Jonesy non so come abbia fatto a prendere il Terminator nella lava, che probabilmente scottava a 1000 gradi con la sua mano, e a tirarlo su, però complimenti a Jonesy. L'altra Fortnite Crew, bellissima questa qua. Questa volpe giapponese. Dove si parlò anche del clan delle volpi, ragazzi. Cinese, scusate. No, giapponese, non mi ricordo. Vabbè, insomma, questa volpe dove si parlò del clan delle volpi su Fortnite, nella quale faceva parte anche Drift. Però alla fine non sono così più niente. Peccato, io volevo la app d'avventurato che tornasse. Abbiamo qua le taglie, ragazzi. Un'altra cosa assurda di Season 5, che è ancora adesso, il potere del punto zero. Tutto figo. La Season 5 è un'altra season del capitolo 2, molto interessante, che ha aggiunto un bel po' di robe. Abbiamo lì Bananita, che se andavi in questo posto della mappa, ragazzi, trovavi il Bananita dentro il ferro. Abbastanza inquietante, comunque. Short Night, cos'è sta roba? Animali ciccioni. Octodad, cos'è sta roba? Sta cosa non l'ho capita, ragazzi. Sì, sono come te, sto mangiando di popcorn. Guarda film corti su Fortnite, what? Imparti lo davvero. Oh, ma ricordo sto trailer. Ah, solo per il 20 e il 21. Ok, ecco perché. Ecco qua. Chun-Li. La skin migliore di Fortnite dopo questo secco. Per vari motivi. Non chiedemi quali. Chun-Li. Ottima skin. Ottima skin. Cioè, la terza, perché la principessa per secco è la seconda. Qua abbiamo, ragazzi, la collaborazione con chi cacchio sono questi qua, i Got Xenophomer. Ah, sembra Alien vs Predator. Sembra Alien vs Predator. Boom, cos'è sta roba? L'altra Fortnite Crew, giusto? Ok, abbiamo un sacco di Fortnite Crew. Fortnite, let's go! Fortnite Crew. E ottieni anche 1000 V-Bucks con la Fortnite Crew. E più il Buzz Battaglia. Quindi alla fine sono 1950 V-Bucks più una skin. Questo è il trailer con Neymar, giusto? No, è Jonesy che parla, probabilmente, ragazzi, lo taglierò. Ecco qua il trailer, ragazzi, della Season 6, dove Jonesy ufficialmente manda a cagare la Sloan. Bel trailer. Come ho già detto, ho tagliato la parte dove Jonesy parla, perché è un sacco di roba della storia che sappiamo tutti quanti. Devo cercare di contattare i set, cerca di contattare Sloan, insomma, parla, ragazzi, però inutile. Stiamo qui per i trailer, non per la storia. Quello sarà un altro video, magari. Ho detto, magari, ragazzi, questo video vi piace, reagisco a tutti gli eventi. Come quelle cose là, ragazzi, sono parlato, è un po' noioso. È meglio farci video storyline dove sono io che magari ti spiego nel video, così diventa figo. Però io che reagisco alle voice line dei personaggi sarebbe un po' noioso, sinceramente. Invece i trailer sono fighissimi, come questo qua, bello. Bello, pieno di azione. Questo trailer fu diretto dalle stesse persone che hanno diretto Avengers Endgame, i fratelli Russo. Quindi... Una regia importante, ragazzi. Una regia importante. Per un trailer di Fortnite. Boom. E camioncino, dalla quale esce questa qua, col fucile a pompa, bam bam bam, spacca tutto. Maincake che prova a spaccare, arriva Kratos che lo spacca invece.
Miascolo che spacca il Predator, che in realtà invece lo fulmina. Adesso, boom, ciao Miascolo. Baranita, che non so cosa vuole fare. Saluta, viene fatto un autoken in faccia. Viene slurpato e tutto vado addosso. Però siamo nel loop, ragazzi, quindi nessuno che muore qua muore veramente. Boom, quindi fa il kaboom, che lui schiva alla grandezza con un gesto atletico a dir poco eccellente. E boom, chiama i 7, ragazzi. Anche qui dopo la season 5, la season 6, vi c'è un sacco di roba, ragazzi. Perché eccolo qua che arriva. Fondazione. Figo. Qui impariamo a conoscere meglio i 7 dopo aver visto il visitatore. L'arrivo di Fondazione è stato veramente importante, perché poi sappiamo tutti quanti cosa farà e che fine fanno i 7. Adesso sul capitolo 4 dobbiamo vedere cosa faranno i guerrieri della realtà e la temporale. Boom. Fondazione. Che figo. Quindi come prima cosa che provo a fare, lo picchia. Lo picchia. Lo picchia. Così. Gli viene una capozzata, un calcio, ma Jones è ancora in piedi. I'm still standing. I can get you to Geno. And the sisters. I can get you all of them. Ed è delle sorelle di Geno. E Jones gli chiede aiuto per aggiustare il punto zero instabile. You have a deal. Boom. Adesso questo pezzo, ragazzi, vedete qua che si vede questa dimensione qua alternativa. Ancora non hanno spiegato cos'è. È incredibile. Hanno fatto vedere sta cosa, ok. Pass battaglia della season 6. Let's go. Pass battaglia. Sì. Questa season ha fatto schifo a tutti, ma a me è piaciuta. A me la season primitiva col crafting era molto bella, che rendeva ogni partita diversa. Perché il crafting ti dava quel non so che di personalizzazione che mi piaceva. Come vedete, ragazzi, qua è la scena di Jonesy che si trasforma come il lupo mannaro. Secondo me è una citazione. Citazione molto, molto colta. Ma comunque, bel trailer. Tutto sommato, a me è piaciuta la season. Questa è stata l'ultima season, come ho detto, che lì a livello 100 la skin era originale. Preciso e comune anche qua, incredibile. Quante volte creepy. Il pollacchione, bellissima skin. L'ammazza rifiuti, brutta arma, interessante come concept, però alla fine non ha funzionato. Neymar nel pass battaglia e Fondazione che si fonde con Fondazione si fonde nel oh mio Dio, c'era anche il giocattolino di Jones là. Adesso ci mostra anche l'evento della season 6, che però, ragazzi, non guarderemo, perché come ho già detto il video degli eventi sarà per un altro video. Quindi passiamo subito alla season 7. Ok, ragazzi, partiamo con il 3 della storyline. Avrete visto sicuramente prima che la telecamera è crashata perché avevo finito lo spazio sul computer. Fare un video così lungo effettivamente è molto pesante per il PC. Adesso reagiamo qua a questo trailer molto bello. La falena che viene tratta dalla luce. Citazione a una meme che stava in... una meme della moth, della falena tratta dalla luce. Sì, c'era un meme del genere. Forse alcuni di voi non lo conoscevano, però ci stava. Superman che giocava con Batman a Fortnite. Interessante da notare. Ecco qua adesso la nemica d'aliena che va a fregarsi il... punto zero, o meglio, spaccare la spira, ragazzi. La spacca di brutto. La sfonda proprio. Qua abbiamo Rick che prova a salvare... a contattare con gli alieni, a salvare quindi l'isola. Però viene malamente ignorato. La navicella si prende comunque tutta la spira e anche un bel po' di terra indietro. L'alieno esulta, l'infame, l'imposter, il sas, Amogus. E questa è la season 7, il trailer. No! Che dico? C'è anche la scena della fondazione, si sveglia. Che dico? Sono un birbante. Adesso abbiamo LeBron James. Boh, dovrebbe essere questo il suo trailer, giusto? È il trailer di LeBron. O il trailer delle skin di basket e basta. Oh mio Dio, sto impazzendo. No, le skin da basket e basta, non è LeBron. È il trailer delle skin da basta. Mi sto confondendo. What?
Sì, le skin da basket e basta, ok. Il trailer di Marco Royce adesso, ragazzi, qua è Harry Kane, mi sa, giusto? Che sono le uniche skin del calcio mai arrivate su Fortnite. Non ho ancora capito perché solamente questi due. Cioè, grandi giocatori, però c'è di meglio. O c'è, c'è anche... Non solo c'è di meglio, c'è di più. Ah, non è vero, Neymar, Neymar, giusto. Questi tre, quindi, e basta. Non ho capito perché solamente questi tre, però... Oh, Marco Roy, stesso dovrebbe esserci Harry Kane, giustamente. Eccolo qua. Okay. Boom. Che alla fine è un grande giocatore di forte, se non lo sapevate. Boom. Velocissimo il trailer. Loki adesso abbiamo. Pesce d'ecco c'è sempre, ragazzi, fighissimo. Il trailer di Loki con la falce, attenzione. Madonna mia, è vero comunque. No, è stato bugato. Cioè, è crepato ancora prima di... di arrivare su... Ah. È crepato ancora prima di arrivare sull'isola. Bellissimo. Loki, Fortnite Crew. Eccolo qua, LeBron James. LeBron James. LeBron James. Come on, man. That's too easy. Eccolo qua. Questa è fatta dalla skin di LeBron James. Abbiamo un altro trailer di LeBron James, questo è nella vita reale, dove si veste come la sua skin, davvero. Figo. LeBron. LeBron James. Questo trailer non l'avevo mai visto. Di quella skin. What the... Dura davvero così poco questo trailer. Della skin Guild Up. Come cacchio si chiamava lui? Davvero? Wow. Ecco qua la Ferrari. La miglior macchina mai aggiunta su Fortnite, senza dubbio. Il Ferrari Vehicle. Bellissimo. Forse la macchina di Rocket League è allo stesso livello. Però no, la Ferrari c'aveva quel... c'aveva qualcosa in più. Ecco, questo dovrebbe essere il trailer di Ariana Grande. L'ultimo concerto in game di Fortnite. Comunque interessante, però non conosco. Secondo me era un po' troppo di... cioè, Ariana Grande sì è famosa, però... hai fatto qualcos'altro. Comunque c'è detto, basta che fanno un concerto in game normale. Ci sta sempre, sempre figo. Adesso abbiamo il trailer di Mecha Morty, che è uguale al trailer del Mecha normale, ragazzi, guardate qua. Se andate a vedere il trailer del Mecha normale, è uguale a questo trailer. Boom, credo che ci mezzo, forse il trailer del Mecha, l'abbiamo visto o l'abbiamo visto? Non mi ricordo, ragazzi. Abbiamo visto la mezza tanta roba che sto impazzendo. Ok, abbiamo qua il trailer della season 8 adesso. Questo è un trailer che è molto interessante perché fa capire proprio la disperazione dell'ultima season, ragazzi. Dei cubi che ormai hanno conquistato l'isola. Non c'è più nulla da fare. È finita. Prova che fa finta. Sì, sì, possiamo visto pesce secco, non c'è nulla. E invece pesce secco aveva ragione. Pesce secco aveva ragione. Questo cubo è pericoloso. Mentre questa difesa la spara, senza sapere che in realtà non va sparato. E alla fine fare una brutta fine. Fuori dal loop. Fuori dal loop. Cioè, veramente ben fatto da brividi quasi. Guardate qua la disperazione di sparare a caso contro tutti quei zombie. Cosa vuoi fare contro tutti quei zombie? Contro tutti questi cubi. L'isola non era mai così, ragazzi. Noi ci hanno fatto questo trailer. Alla fine c'erano tipo due cubi all'inizio dell'isola. Sarebbe stato molto più figo un'isola così bella disperata. La peggior season del capitolo 2, senza dubbio, la season 8. Però alla fine, ragazzi, siamo passati al capitolo 3 dopo, quindi nessun problema. Un altro trailer della season 8. Qui avevo pensato che avesse raggiunto il nuoto sott'acqua, magari. Forse lo aggiungeranno in futuro, anzi sicuramente lo aggiungeranno. E però abbiamo Fondazione che si sveglia. Boh. The Foundation. E si sveglia. Proprio. A Gotham è questo?
Ah no, questo è l'evento, non guarderemo l'evento. E come ho già detto, gli eventi saranno per un altro V. E questo questo trailer non l'ho mai visto, ragazzi. Di questa skin che reagisce a se stesso su Fortnite. Mai visto. Mai visto, ragazzi. Anche questo qua non l'ho mai visto, ragazzi. Però le skin me le ricordo, quelle di Doom. Fortnite. Ok, vabbè, questo non l'avevo nemmeno visto. Però, ragazzi, ha molto più senso di quello di prima. Quello di prima era veramente assurdo come trailer. La Railgun, fighissima. Sì, sì, Zenda, non mi frega niente di nessuno, dai. Boom, zipline, zipline, zipline. Sì, sì, non frega nemmeno a te, persona ignota. Bello. Devastazione, caos. Cioè, dura più il trailer per le skin di Zendaya e quell'altro tipo che i trailer per gli item all'inizio del capitolo 1. Prendo una piccone. Sì, ok, dai. No, perfetto. Pesce secco versione verme, che figo, bellissimo. E che cosa abbiamo? Oddio. Per un altro... Per Fortnite Mers questo qua. Il 2021. Comunque decente come Fortnite Mers. Non figo come quello là del 2020, però comunque meglio di quello là del 2022. Ed eccolo qua, fondazione. Si sveglia, ragazzi. Dove? Ovviamente, si sveglia. In una delle città più famose di sempre. Ovvero, ragazzi. Ovvero, ragazzi, dai. Quando è che esce scritto? Gotham! A Gotham non c'è mai il sole. Qua abbiamo invece le skin di League of Legends, ragazzi. Questa è un'altra skin molto shoppata. E pesce secco. C'è sempre. È fighissimo, ragazzi. Sono sempre solito le scampioni di trailer, ragazzi. Perché è più figo. Lo sanno anche loro. Jinx. Boom. Questa invece è Phoenix. Mai visto il suo film? Sembra una deficiente. Finisce così. Brutto trailer. Naruto, ragazzi, una delle collaborazioni più importanti. Questa qua, la prima collaborazione anime, è fatta veramente bene. Dico comunque la collaborazione con Naruto. Pesce secco, c'è anche questo trailer che serve il ramen. Perché sì, lui sa cucinare il ramen. Si fa un sacco di cose, pesce secco, ragazzi. Boom, Berito, Naruto Shippuden. Le skin con la Moncler, ragazzi, adesso. Ho mutato anche questa canzone nel dubbio, ragazzi, ne ho messo una mia. Però queste skin della Moncler è sempre interessante. Non hanno mai fatto che più salivi, più cambiava colore. Mi sembra che più stavi in basso, più di bianco, più stavi diventava nero. Comunque è veramente interessante il fatto che queste skin cambiassero colore. Molto, molto figo. Anche il piccone qua a forma di ombrello, così interessante. Moncler. Quella cosa là, quella montagna, sembra la montagna dove sta Dio in JoJo. Infatti penso fosse anche un piccolo hint a JoJo, che magari arriverà, chi lo sa. L'evento di nuovo, basta. Ok, abbiamo il trailer del capitolo 3, ragazzi, qua. Interessante, mi sembra che questo ragazzo l'ha tagliato un pochino, non so perché. Però abbiamo varie skin, vai ragazzo che parla di sottofondo, comunque Spider-Man, figo, bella. E passiamo subito al prossimo trailer, che mi sembra che è quello del Winterfest, giusto? Sì, è proprio quello del Winterfest. Winterfest peggiore di sempre, credo. I Winterfest sono tutti quanti belli, però questo qua è il peggiore. Abbiamo un'altra skin di Zendaya, un'altra volta. Però questa qua è quella di Spider-Man. Boom! Il Sergente Inverno, che ovviamente ogni Natale ci travestiamo da Sergente Inverno, ragazzi. Facciamo un video su Canale XD. E dai regali. La Boogie Bomb! Boom! Pa-pa-pa-ra. Adesso abbiamo un altro, è vero, un'altra collaborazione con Star Wars. C'è stata, ragazzi, d'inverno gli piacevo fare le collaborazioni con Star Wars. Con Mechamotto, come si chiama questo qua. Pesce secco, ancora, sempre lui. Questo trailer non l'avevo mai visto, è vero. Boom, e chi è sta qua? Mai vista, boom. Questa musica ovviamente è scoperta, quindi ne metto un'altra, ragazzi, porca miseria. Jinx, what the fuck, cosa ci piace? Vabbè, prossimo trailer, ragazzi. Sempre di Star Wars. Boom.
con il sound effect della morte di Star Wars. Fanno morire di Star Wars, il sound effect della morte di Star Wars. Tipo quello di Yoda. Clombo dietro, bello, figo il clombo. Boom, sempre più Star Wars, più collaborazioni, dai, dai, dai. Let's go. No, questo è forse Texas. Subito ha fatto un taglio veramente con stile per passare da Star Wars a Uncharted. Un'altra skin di Tom Holland. In questo periodo Tom Holland e Zendaya avranno fatto una fracca di soldi. Due skin in due mesi. Boom. Questa trailer non l'ho mai visto anche. Molto corto, di due skin che forse sarà stato per San Valentino, non lo so. La skin di Bruno Mars adesso qua, ragazzi, ecco qua. Bruno Mars talking to the moon. Ecco, come taglia questo ragazzo? Non mi faccio capire che stiamo al trailer di Naomi, la tennista giapponese. Oh, che botta. Abbiamo il trailer adesso, ragazzi, della season 2 col trivellone della dottoressa Sloane che arriva. Questo anche è bello come trailer, spiega tutto quanto la season in modo veloce. Sì, sono a tema combattimento. La fazione di Fortnite, la fazione della Sloane. La Sloane ha perso, godo. Vabbè, ormai che ha perso, però godo lo stesso. All'inizio sembra che stesse vincendo. Poi vediamo qua i nostri eroi, che menano di brutto con un po' di C4. I carri armati, boom, pugnetto. Ci mettiamo con un pugnetto. E boom, arrivano i boss che vengono distrutti. Questa skin qua scappa a tempo al fuoco. Fighissimo, Delta Plano vola. Brutus Cassus qua, che ammazza la banana e il brat. Prova a fare pugni con Fondazione, ma Fondazione è più forte. Agente Jones, che è scappato dalle mani di Sloane, si nasconde dietro il muretto. Ma lui non lo sa. Che la Sloane gli toglie le build. Quanti uomini muore di danno caduta? E amma fa. Bella roba. Wow. Season 2. Con immagine. Abbiamo adesso, ragazzi, il trailer del... della Spike. Oddio, come si chiamano questi qua? Ho detto nello scorso video. Gli overboard, vabbè. Di che marca non mi ricordo. Ho detto nello scorso video, mi sono già dimenticato. Però vabbè. Abbiamo il prossimo trailer con questa qua. Boom, della Fortnite Crew, giusto? Il trailer, ragazzi, della Season 3. Possiamo vedere qui in mezzo, là sotto, ragazzi, la Magiclette che abbiamo ottenuto poi nel capitolo 4. Quindi due season dopo. Come vedete, ragazzi, Fortnite fa i leak e gli hint e ti fa capire cosa succederà con season, mesi, addirittura anni di anticipo alcune volte. I perk, ad esempio, di questa season, ragazzi, come ho detto, l'abbiamo visto nel capitolo 2, season 2. Sono stati leakati nei file di giovane nel capitolo 2 season 5. Assurdo quando Fortnite pensi in avanti. La banana, ragazzi, le bolle, le palle sono tornate in questa season. Ho fatto un video chiamato Palle in questa season. Scherzato, si chiama proprio Palle. Stavo cercando di dire palle usando come P. È tipo un'ora e mezza che sto guardando trailer di Fortnite, quindi la sanità mentale ormai perduta. Chop 3, Season 3, vibing. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ottima collab. Non so perché la vedo solo adesso, perché tipo è nella Season 1 del capitolo 3. Mi sono un attimo confuso con i tempi. Però vabbè, ragazzi. Bellissima collab, non l'avevo mai visto questo trailer. C'è pesce secco, ovviamente, però è una skin epica, ragazzi. L'ho comprato insieme al gioco Valhalla, che magari porterò in live. Oh, una bella pizza, Ezio! Eh sì, lui che lo sa, Ezio, ovviamente. Anche nel 1500 in Italia si mangiava bene. Boom, cos'è questo? Master Skywalker! Quante collab con Star Wars, incredibile. Sono scolato l'intera bottiglia di acqua. Un altro trailer per Star Wars.
Ma davvero, facevo prima a vedermi tutti i film. Mamma mia, figo però. Facevo prima a vedermi tutti quanti i film, ho detto, di Star Wars. Forse avrei messo meno tempo di guardare tutti i trailer di Star Wars e Fortnite. Indiana Jones, bel trailer qua, ragazzi. Questo trailer, fun fact, si vede Bananita crepare tra poco. Non mi dico lo taglia. No, non lo taglia, perfetto. E questa è la nona volta che Bananita crepa in un trailer raggiungendo il record di pesce secco. Bello. Che è sta roba? Amogus! Sas! Imposter! Bello, bel trailer. Un'altra collab con Naruto Shippuden. Sì, Naruto, come sapete bene, ragazzi, ha avuto una seconda parte di collaborazione come Dragon Ball, che è uscita proprio il 31, quindi qualche giorno fa. Bello. Naruto Shippuden. Futomaito. Quest'altra collab, ragazzi, con questo artista qua. Questa musica sicuramente c'è il Covid, quindi la toglierò. Sì, comunque figo come collaborazione, ci sta. Non so se quella banana è su Fortnite. No, non è su Fortnite, è solo per questo trailer. Questo trailer non l'ho mai visto, fra l'altro. Non ho mai visto questo trailer, dicevo. Però è bellissimo, bellissimo. Molto figo. Peccato che la musica l'ho dovuta cambiare, quindi sarà un'altra musica. Però cercherò di mettere una musica più o meno simile a questa qua. Jonesy! Io non vedo nessun... C'è un trailer, ragazzi, di porte che si muovono. Miascolo che pia... C'è Miascolo che flex e basta. Dovrebbe essere il trailer di John Cena questa cosa, ma non vedo nessuno, ragazzi. Vedo skin disapper... Fuori d'artificio. Epic Summer Splash. John Cena, sì, sta scritto, però non gira la skin. Basta. Adesso abbiamo il trailer di che cosa? Dragon Ball! Super! Dragon Ball! Eccolo qua, come ti ho detto. La collaborazione che è arrivata brevissimo su Fortnite. Boom, Lord Virus. Figa, figa, bella collaborazione. Un altro trailer sempre di Dragon Ball. Ho finito l'acqua, porca miseria. Alicia Power. Kakaroto, Vegeta. Fortnite X Dragon Ball. Ah, la Dragon Ball Island, giusto. Me lo ricordo sto trailer, anche perché è recente comunque. Già hanno fatto vedere tutti gli episodi di Dragon Ball Super, fra l'altro. Bellissimo. La Kamehameha, molto OP. Però secondo me è lo smash di Deku più forte in game. Boom, Dragon Ball, Vegeta. Potente. Però vedete, lo Smash Deku spacca di più della DNA. Ed è più facile da controllare. Adesso che è stato nerfato, lo Smash Deku forse è a livello. Però prima era presente più forte. Chi è questo? 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 Chris James? LeBron James? Chi è? What the fuck? Non ho mai visto questo trailer nemmeno. Naomi Osaka, ok. Tutti gli sportivi su forte. What? E cosa cacchio è sta roba? Che trailer è? Di chi è sta raga? Tu Cristiano, io sbaglio. Piccolo radiatore? Non ricordo sta skin, è una skin in collaborazione questa qua. Patrick Mayhems, wow, figo, non conosco. Tutti escono da una grotta qua, vengono sparati. E che trailer è questo qua? Ah, del... del Cactus? No, di che cos'è? Ah, di sti tre sfigati. Bello. Due pelati e un incappucciato. Boom. Destiny, ok. Abbiamo adesso, ragazzi, il trailer del Chromo, che conosciamo benissimo, ragazzi. Scorsa season, la fine del capitolo 3, col Chromo che ha preso tutto, che abbiamo lo scienziato che viene mangiucchiato dal Chromo.
Nel frattempo che viene sciolto anche lui, lei panica, gli altri non fanno niente, lui viene risucchiato senza fare niente. Le dice di scappare, il visitatore crepa e basta, senza dire una parola. Wow. Eh sì, non è così che finirà. E lei se ne scappa. Bel trailer comunque, ragazzi. Bei ricordi, cioè non lontani, ormai sono più presenti che ricordi, però. Poi stare a spaccare. Dai, lo conosciamo, dai, dai. Lo conosciamo sto trailer. Si butta in acqua e se ne scappa. Lei dice qua nel trailer, se non vi ricordate, ci deve essere un modo per aggiustarlo. Non ci sarà il modo per aggiustarlo, sappiamo tutti quanti che la fissa esploderà. Per colpa sua, wow! Daraldo! Adesso abbiamo il trailer del pass battaglia con gli animali cromati che ci fece capire che il cromo avrebbe preso tutto quanto l'isola. Spider-Gwen, che salvò quel pass battaglia. Hillary Clinton, qua. Altri posti cromati, l'Araldo, figa. Mamma mia, potenza. Spider-Gwen di nuovo, che fa le mosse da ballo. La Google, mamma mia, come Googie Paradigma. L'Araldo di nuovo. Con la skin dello sacchiotto, che non ho mai visto. Non ho mai visto usare a nessuno con la skin, che ci penso. Non vorrei dire, ma mi sa che non l'ho mai vista in game. Il Fortnite Mirs, qua ragazzi abbiamo brutti il peggior Fortnite Mirs di sempre. Hanno aggiunto qualcosa del lupo che hanno disattivato dopo un giorno e mai più riaggiunto. E basta. E hanno aggiunto pure la casetta con il... con il tipo infestato, lo ricordate? Quindi meglio dell'evento di estate, però comunque è brutto. Black Adams qua ha fatto molto bene questa skin. Uccide veramente bene. Un'altra skin di Drog, la roccia, il signore. Black Adams. Boom. La roccia. Eh sì. Fortnite Expolo. Tutti quanti ci aspettavamo il ritorno degli aeroplani, che però non sono tornati. Qui invece la musica l'ho cambiata io, perché sicuramente è il copyright. America Polo, yeah! Ok, cari skin carini, ho detto il troll del fatto che pensavo che arrivavano gli aerei sarebbe stato molto più figo. Fortnite X Polo, niente aerei. Adesso abbiamo Fortnite X Rocket League, ragazzi, come ho detto è forse il veicolo giusto un po' sotto la Ferrari. Però comunque un veicolo assurdo giunto in Fortnite. Molto bello, è ancora in creativa, però in Battle Royale è veramente rotto. Divertente, ha salvato il fine season, ragazzi. Boom, guardate qua, brum brum, High Octane, Fortnite X Rocket League. La cosa che si tagliata sui muri è veramente pazza. Veramente pazza, veramente pazza. Boom. Anche in creativa, ovviamente, ragazzi, che c'è ancora, come ho già detto. Bella mappa. In-game reward. Davvero, davano i... Oddio, non me li ricordo. Non me li ricordo, sti cosi. Supafas. Che vuole fare la Lamborghini contro me? Vedi, la salta molto meglio l'Octane. Però la Lamborghini va a finire direttamente in Rocket League. Si trova quindi uno scambio. Peggy 12. God Simulator. Bello sto trailer. Della capra che si allena. La lingua. E giocherà a Fortnite. Dai. Grande capretto. Capozzate che mena. Solleva un trattore e un uomo con una lingua. Beh, direi che è proprio forte. Simulatore di capra 3. Che figo sto gioco. E alla fine il go. Ma su Fortnite. Ads. God Simulator. Adesso abbiamo il trailer del capitolo 4. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo arrivati al capitolo 4. Wow. Boom di paradigma. Qua stanno i sottotitoli buggati. Bellissimo. Pensavo fosse un errore in game. Invece è proprio il trailer che sono buggati i sottotitoli. Qua non si vedono. Però quando parla, sottotitoli buggati. Bellissimo. Poi abbiamo tutte delle collaborazioni qua. Il The Witcher. My Hero Academia.
tutti i posti, l'isola che si ricrea, ragazzi, abbiamo visto poco fa, questo video quindi è conosciuto, la Lampreda, il Lampione, la Gianni Santiago Ponco, Hulk, il motel, Mr. Beast, come dice Speed, Mr. Ne... Non posso dire l'intera frase, però... Boom, si ricostruisce l'isola. Bella, quest'isola forse... Dal punto di vista grafico quest'isola è la più bella, ragazzi. Non mi dite niente, ma è proprio figa. Che isolone. Mamma mia. E che bus. Bus battaglia. Adesso abbiamo il trailer del Winterfest del capitolo 4, come ho detto, molto bello, in stile... Vedete qua, lui sta riguardando il trailer proprio del capitolo 1. Si addormenta e si sogna proprio di vivere in quell'universo del capitolo 1. Quindi è stata un'idea geniale, veramente bellissima, ragazzi. Qua... E loro stanno disperati, quindi fa un mezzo incubo. Magari forse se ne sentiva caldo mentre dormiva. Però questa grafica qua pupazzosa è molto bella. Però sono a fluttuare nel niente. Piangono, piange pure il cane. Ma arriva. Il fighissimo. Sergente Inverno, a salvarli. All'inizio era cattivo nel primo trailer, adesso invece è buono. Ha avuto un character development il Sergente Inverno, assurdo. Essere cattivo, essere buono, distribuire regali in quello del 2021. A salvare qua i nostri amici nel 2022. Bellissimo. Ah, Natale, che bel periodo. Peccato che qui non faccia mai la neve, quindi non sa di Natale nella Puglia. Però, comunque figo Natale. Boom, alla fine lui si sveglia. È felice di non essere nell'incubo. E gode, perché è Natale. Adesso abbiamo il 3, ragazzi, vero e proprio del capitolo 4. Non so perché me l'ha messo dopo, ragazzi. Non ho idea. Però abbiamo qua le motociclette. Belle. Anche questo trailer lo uso molto nei video, ragazzi. Quando parlo del capitolo 4, ovviamente. Non so se l'audio... Questo mi sa che si può ottenere, quest'audio. Devo andare a vedere lo studio che ho già pubblicato. Se vanno per scoprire. Boom, boom, boom. Il Falco che è finalmente arrivato in game, ragazzi. Ovviamente ricordo su Carix D porto tutti quanti gli aggiornamenti delle cose che sono arrivate. Così che non ci perdiamo niente. I nuovi hit marker, la palla di neve. E vedo pochi giocatori usare. Lo scudo che abbiamo già visto in game. E mi sa che era dopo me tutto quanto. Questo che potrebbe essere la prima persona, ragazzi. Che se la vedremo la prima persona in questa season o nella prossima. Boom, il lanciarazzi che abbiamo comunque visto. Città qua, come si chiama? Piazza Incudine. Il martello, bellissimo, ragazzi. Mamma quanto è bello il martello. Migliore aggiunta di questa season. Senza ombra di dubbio. Il parkour. Aggiunta interessante, che però è ancora rimossa. Quindi non so quanto valga come aggiunta. La distruzione di tutta la mappa. La nuova grafica. Castello. Bello. E poi lo smash. Diego. Stop me. E poi alla fine di questo trailer abbiamo qua, ragazzi, la banana che si lava, la banana nuda. Che stiamo nel bagno del The Witcher. Adesso abbiamo il trailer di My Hero Academia. Che è stato un evento bagatissimo, per fortuna che dopo l'hanno fatto rimettere lo Smash di Deku. Bello, bello come trailer, comunque veloce, ragazzi. Boom, vedo tutto delle skin. Senza naso, non so perché, ce l'ho fatta molto bene, però il naso è l'unica cosa che mi dà fastidio. Il presidente qua, bello, figo. Boom, boom, bam. Sì! Boom! Photo Night! Collaborazione con Gianni Sankeponko. Che non ho ancora capito se è in forte. È arrivato su forte Gianni Sankeponko? Non lo so, ragazzi. Giannis, where are you? Where you go? Other Giannis! Oh, I hate clouds. Yo! E nelle nuvole? You missed me, bro, huh? Of course I missed you. We're the only ones that can pronounce our last name. Antetokounmpo. 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 Sta facendo capire il fatto che nessuno sente dire il suo cognome. Antetokounmpo. Riesco anch'io? Visto anche comunque. Boom. Che brutta faccia che c'è nel trailer. Fancazzate. Adesso abbiamo il trailer del Falcon Scout. Boom. Bel trailer. Abbiamo visto tipo l'altro giorno. Ci ho fatto anche... Ho fatto anche un paio di video su canale. Volevo fermarmi da dirlo perché l'ho detto tipo mille volte. Però ormai l'ho detto. Caralix di per canale. E adesso non ci credo. Concludiamo con un trailer. Che ho dovuto mutare la musica.